Un buon venerdì a tutti voi, come sempre, bentornati nel salotto di 8 mattino in famiglia. Vi aspettano quasi 3 ore di diretta, in nostra compagnia ci saranno tantissimi ospiti, allora non mi perdo in chiacchiere e vi faccio una breve scarrellata su quelli che saranno gli ospiti di oggi. Inizieremo insieme alla nostra psicologa e psicoterapeuta Ilaria Giangiordano con la sua rubrica Materna a modo tuo. Oggi vi parleremo di come gestire l'ansia dalla gravidanza al parto. E poi invece vogliamo focalizzarci sul tema della dipendenza, forse se ne parla troppo poco, e lo faremo parlandovi di uno spettacolo dell'attrice Elisa Di Eusanio, che abbiamo conosciuto tutti qui in Abruzzo nel ruolo della mamma nel film di Riccardo Milani, Un mondo a parte, ma non solo, lei è anche famosissima perché è l'interprete della caposala nella serie Doc a fianco a Luca Argentero. Ebbene, venerdì e sabato scorsi ha presentato il suo spettacolo, un evento bellissimo in musica e in prosa, il Club 26, che si è tenuto appunto a Pescara al Florian Metateatro. Ebbene, questo è uno spettacolo che racconta con una energia, io direi struggente, ma anche molto veritiera, il tema della dipendenza, ripercorrendo in modo originalissimo e per niente scontato le vite di giovani musicisti che sono scomparsi purtroppo alla tenera età di 27 anni a causa della dipendenza. Ma la nostra Elisa ci racconta di una dipendenza intesa in tutti i sensi, dipendenza dalle sostanze, dipendenza affettiva, dipendenza dal cibo. Una Elisa straordinaria che è stata intervistata dal direttore artistico di 8 mattine in famiglia Antonio D'Ottavio con le riprese di Morgan Crocetta, e oggi vogliamo collegare questo spettacolo bellissimo al racconto di due ospiti speciali che hanno scelto il nostro salotto per raccontare la loro battaglia di liberazione dalla dipendenza. Loro si chiamano Pierluigi Checchia e Yuri Di Blasio e sono attualmente ospiti della comunità Ali d'Aquila di Chieti e si trovano ancora in fase di percorso. E poi sul finire della mattinata tornerà a trovarci il nostro cuoco speciale Francesco D'Alessandro. Avete modo tutti i giorni di guardare e godere delle sue ricette simpaticissime insieme alla sua cagnolona Sofi. Oggi verrà qui per fare un po' il punto della situazione e ripercorrere quelli che sono stati i momenti più belli di questa stagione televisiva. Ed infine chiuderemo la nostra mattinata in compagnia dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari d'Abruzzo. Sarà con noi la professoressa Paola Pittia per spiegarci come si diventa tecnologi alimentari. Ed infine concluderemo la nostra mattinata in cucina e direttamente da Forum torna a trovarci la nostra Barbara Scorrano. Linea alla cucina! Ciao Jennifer, Barbara. Buongiorno, bentornata, ben rivista. Io sono davvero onorata che tu sia qui oggi perché noi abruzzesi ci stiamo seguendo nel tuo percorso bellissimo a Forum. Grazie. In qualità di uditore giudiziario sei bravissima, sei l'orgoglio d'Abruzzo. Grazie, brava. Mille. Brava la nostra Barbara, bravissima, e quindi però ciò non toglie che tu sia anche una bravissima cuoca, oltre che un avvocato. Per passione Jennifer. Però le passioni poi alla fine sono sempre quelle che rendono la nostra vita ancora più bella, sei Come d'accordo? No, assolutamente d'accordissimo. Oggi andiamo a realizzare un piatto perfetto per l'estate perché andiamo a utilizzare delle verdure, degli ortaggi di stagione, quindi dopo vedremo. Bravissima, quindi praticamente andremo a preparare un piatto a base vegetale. Assolutamente sì, utilizzeremo. Utilizzando solo 3 ingredienti? Sì, solo 3 ingredienti, solo Brava. Le zucchine, le patate e le carote. Fantastico. Sì. C'è una telefonata. Sì, pronto? No, oh, il nostro Luciano Ligabue. Luciano, buongiorno. Buongiorno a voi. Io chiedo scusa per l'interruzione, stavate dicendo la ricetta. Eh sì, Luciano. Sì, però mi sono dovuto intromettere. Ah, perché? Perché ho visto che c'è in cucina un avvocato, volevo fare una domanda. Siccome voi sapete che ho tanti cugini qui in Abruzzo, sto dando una mano a mio cugino che ha uno studio associato ovviamente, e abbiamo una causa in corso, anzi la signora addirittura è al telefono, ci sta aspettando, quindi ti faccio questa domanda, scusami Barbara. Sì, dimmi tutto. Ho una signora che denuncia un centro estetico perché pare che la ceretta non abbia funzionato. Allora non so adesso perché un attimo sto al telefono con l'avvocato, uspatta, scusate, e quindi mi chiedeva se è giusto denunciare oppure c'è insomma qualcosa che si può fare, un risarcimento, che ne so. Giustissimo, sì, sono d'accordissimo con te. Puoi provare, poi non ti assicuro nulla. Solo che insomma la signora, sai, quella di campagna, bella ruspante, cioè, insomma è bella, come si, non so, è virile, ecco, se, non è facile togliere i peli. Aspetta, un secondo, però non so. Signor! No, signor, non si può fare.
Praticamente ti riempite talmente tosta che ci vuole disserbante. No. L'unico modo è disserbante, signora. Ma no. Quindi la denuncia non ne può fare. Povera signora. Ma Luciano, ma si tiene una calmata, ma le sembra il modo. No, ma sì, ma ho capito, ma questo cioè, non si manteneva i tilipili e mo se la ricordi. Cioè, ma parla tu vai. Dai, no. No, ragazzi, insomma. Niente, quindi niente, non si può fare niente. No, niente, no. Può provare. Vediamo se si può fare qualcosa. Grazie, scorra. Di niente. Buongiorno. Insomma, Barbara, tu sai che noi abbiamo, come dire, seguaci illustri come Luciano Ligabue che seguono la trasmissione quotidianamente. Assolutamente, sì, sì. Di tanto in tanto fanno delle incursioni nella nostra cucina, insomma, perché ci tiene particolarmente, insomma, a dire la sua. Ma c'è qualcuno che manca oggi? Ma infatti c'è un po' di spazio vuoto vicino a me. Esatto. Non doveva arrivare qualcuno? Eccolo qua! Eccolo qua! Ciao! Gustavo, buongiorno! Ciao, buongiorno, ben rivisto! Quante qualità abbiamo qui? Avvocato, qua, tutte le cose. Come sta, Gustavo? Bene, tutto bene, grazie. Tutto bene? Sì, come mai ha fatto questo ritardo oggi? Ero di là a spiegare a Danilo, il ragazzo della regia, come si usa lo shampoo. Che bello. Fino adesso in maniera sbagliata e niente. Perché per chi non lo sapesse, Danilo non ha tanti capelli. Sì, non... Che simpatico il nostro Gustavo. Mais oui, le gestes sont faits. Sei pronto? Le polpette facciamo oggi? Sì, sì. Quante ne polpette facciamo? Spiedini. Ma quanti più o meno? Quante bastano? Per me? Per te? Quante te ne bastano? Una cinquantina. La vedo difficile. Barbara, ci proviamo. Ti tocca cucinare oggi perché quando ci sei tu, poi noi ti conosciamo oramai, ci hai deliziati con i tuoi taralli la scorsa volta, hai preparato tante cose buonissime, addirittura abbiamo fatto anche, mi ricordo, quella ricetta con i Coco Pops. Sì, che ti tanti ricordi? Bambini hanno rifatto a casa. Mais no, davvero. Oui. Le tue ricette ci piacciono. Ci siamo divertiti. Esatto, vero? Ci siamo divertiti. Sì, a mangiare. Abbiamo anche mangiato, diciamo la verità. Io quello soprattutto. Allora, Barbara, vi raccomando, fatti aiutare da Gustavo e soprattutto sì, se hai anticipato qualche passaggio, tieni tutto lontano perché altrimenti lui finisce. E lei? Forse abbiamo sbagliato. Barbara, noi siamo orgogliosissimi del percorso che tu stai facendo. E brava la nostra Barbara. Allora, buon lavoro, ci vediamo più tardi. Merci a voi. Grazie, a dopo. E allora, che bella la nostra Barbara, davvero un raggio di luce enorme che arriva nella nostra cucina, una grande professionista con questa passione per la cucina, che bello, la dimostrazione è che noi donne sappiamo essere tantissime cose. E oggi a portarci la buona notizia è un'altra donna, la nostra giornalista Marina Moretti. Eccola, buongiorno. Stai lottando con la tosse, Marina, ma anch'io in questo periodo. Devo svelare un segreto. Vai. Ci sediamo? Sediamoci, vai. Buongiorno Jennifer, buongiorno ai nostri telespettatori. Il segreto della mia tosse risiede nel fatto che, come signora, talvolta metto rossetto o burro di cacao per apparire, insomma, nella versione migliore in diretta in televisione, ma sono allergica a qualche sostanza che è contenuta o nel rossetto o nel burro di cacao. Sì, me ne avevi già parlato. E cosa potrebbe essere? Ho provato anche quei prodotti senza burro di cacao, con il burro di karité, ma purtroppo questo è. Oggi ne ho messo un pochino di lucidalabbra ed ecco il risultato. Mannaggia, devi provare prodotti bio. Hai mai provato? Ho provato anche quello, però evidentemente per rendere la cremosità, non lo so, ci sarà bisogno di quel qualcosa che a me scatena la tosse nei primi momenti. Poi... Olio d'oliva, vai con l'olio d'oliva. Ma non fa il colore, non fa le belle labbra come le tue, vedi? Non so. Sulle mie ce n'è. Che vogliamo c'è fare? Tanta roba. Poi dopo vai a casa, le mie amiche ti dicono, mettiti un po' di rossetto quando sei in diretta con questa faccia così smorta, le labbra smorte. E io lo faccio, io eseguo e poi il risultato è la tosse. Però dai, adesso è passata. È il momento critico, spero sia superato. Siamo in diretta, se ci viene la tosse dobbiamo farlo. E siamo umane. Che vogliamo fare? E ci mancherebbe. Qual è la buona notizia di oggi, cara Marina? La buona notizia di oggi, che è anche complessa, quindi mi scuso se magari non riuscirò a trasferire in termine scientifico e medico quella che comunque secondo me è una buona notizia, ed è tu sai cos'è il daydreaming? Il daydreaming? Dreaming. Sognare ad occhi aperti? Brava. La notizia è che sognare a occhi aperti fa
Beh, meno male, perché lo faccio in continuazione. Ecco, a volte, vedi? Anche mentre sono in diretta, un attimo vengo rapita da qualche pensiero intrusivo. Esattamente, sognante. Quello è sognare a occhi aperti, è sognare, immaginare, avere dei pensieri per qualcosa di completamente diverso da quello che si sta facendo. Astrarsi, magari anche continuando a fare quello che si sta facendo, perché siamo in grado di fare questo, soprattutto le donne, ma questo lo aggiungo io, che come sai... E io sono d'accordo. Sappiamo fare più cose insieme, no? A parte gli scherzi. Sognare a occhi aperti fa bene, perché ci... Ma un po' lo sapevamo, può alleviare lo stress, può aiutarci ad andare avanti, ma adesso c'è uno studio importante che praticamente ha codificato che non solo fa bene all'umore, fa bene ad alleviare lo stress, ma addirittura potenzia la memoria, l'apprendimento, la creatività e il cosiddetto problem solving, cioè la capacità di risolvere qualcosa. Perché? Perché immaginiamo con la mente qualcosa che possiamo anche poi tradurre in pratica. Insomma, io sono certa se che puoi sognarlo, puoi farlo. Io sono certa che Ilaria Dondordano, che ci sta ascoltando sicuramente, perché poi toccherà a lei collegarsi, sarà d'accordissimo. Lei ce lo dice sempre, che anche psicologicamente, no? Distaccarci da una cosa che ci rende tristi, che ci incupisce, concentrarci su qualcosa di positivo, consente alla nostra mente di recuperare le energie. Esatto. Quindi di ricalibrarsi, focalizzarsi su qualcosa di importante, di utile, una cosa straordinaria. Poi, insomma, questi studi avvalorano ancora di più questa certo, tesi. Poi parliamo adesso, per essere precisi, l'Istituto di Tecnologia della Georgia ha svolto questo studio e ha pubblicato lo stesso studio sulla rivista prestigiosa che è Science. Sappiamo che tutti gli studi acquistano valore solo dopo la pubblicazione, cioè vengono in qualche modo codificati e registrati anche dalla comunità internazionale degli scienziati, e questo studio ha analizzato proprio alcune parti del cervello umano e le ha avrebbe stabilito che sono correlate con la tendenza a vagare con la mente. Sostanzialmente, quando si vaga con la mente, la parte del cervello che viene coinvolta, in questo caso lo leggo, si chiama DMN, cioè Default Mode Network. In pratica è quello che ci consente appunto di andare di default verso altre direzioni, ma facendo quello che stiamo facendo. Quando viene attivato questo DNM, i nostri progetti futuri, come appunto immagini e pensieri, ma anche problemi da risolvere, in qualche modo ipotizziamo delle soluzioni, sì, no? Ipotizziamo delle scappatoie, facciamo chiarezza. Facciamo chiarezza, ma anche possiamo anche dare una svolta per il raggiungimento del nostro obiettivo. E quindi nello stesso tempo la realtà viene in qualche modo un attimo messa da parte. Messa forse tra parentesi. Anche, forse anche ridimensionata, perché esatto. Tante volte poi distaccarci attraverso un pensiero, attraverso un sogno magari della nostra realtà, aiuta a darci anche quella dimensione reale del nostro problema. Certo, perché quando ci avvitiamo sempre solo su quello, ci sembra una cosa enorme, e lo è, perché invade tutta la nostra vita, tutto il nostro certo, spazio. Infatti. Comunque, questo studio ha stabilito appunto che il tratto della nostra mente vagante è correlato in modo positivo alla creatività. Dunque, sognare a occhi aperti è non solo una attività, come dire, defatigante, ma anche positiva proprio, perché ci sviluppa la mente, ci sviluppa il cervello. Naturalmente parliamo di cose fatte con misura. Con criterio. Con misura. Con criterio. Non significa che se qualcuno vi sta parlando voi diventate assenti improvvisamente, vi estraneate e non ascoltate più. Stiamo facendo un lavoro particolarmente impegnativo in cui c'è bisogno di tutta la nostra concentrazione, non è che ci mettiamo a sognare e a pensare ad altro, perché poi diventa rischioso. Ma soprattutto il rischio è anche quello di diventare dei sognatori compulsivi, e lì sviluppiamo una dipendenza di cui si occuperà. Ne parleremo tra poco. Ospite, quindi lì no, però il giusto ci aiuta, insomma ci sviluppa la mente. Ora più o meno voi direte è un po' la scoperta dell'acqua calda, lo avremmo immaginato tutti, bene o male, però quando poi le cose che immagini le codifica la scienza, insomma ci dà anche una lure di serietà, no? Anzi, in realtà i sognatori vengono sempre un po' anche malvisti, no? Esatto. E anche tacciati di poca
poca concretezza. In realtà invece magari una persona che sogna nella giusta misura è quella persona che poi nella vita può avere una marcia in più, perché più predisposta al problem solving e anche più felice, se vogliamo, no? Esatto, ti do anche la definizione del Cambridge, del dizionario di Cambridge sul daydreaming, come un'attività di pensare a cose piacevoli che si vorrebbero fare piuttosto che pensare a ciò che sta accadendo ora. Alle tragedie, a quello che ci spaventa. Più nello specifico è un modo di immaginare delle situazioni alternative con riscontri positivi sulla propria vita. Insomma, che bello. Come dicevamo prima, se puoi sognarlo puoi farlo, certo. Le soluzioni esistono, e se non sono soluzioni almeno in quel momento ti consentono di andare avanti con un po' di leggerezza. Comunque è positivo, ripeto, basta non abusarne, no? Esatto, ti consentono di prendere, come dire, una boccata di ossigeno in un momento in cui magari ci si sente anche particolarmente, no, intasati dai pensieri, dalle attività quotidiane. Ci distacchiamo un attimo per sognare qualcosa che... Tu quanto, in percentuale, quant'è la tua giornata di sogni a occhi aperti? Perché pare che lo facciamo tutti. Io di solito lo faccio mentre guido. Mentre la attenzione mattina. Attenzione sulle strade. Mentre guido, nel senso, chiaramente non distogliendomi dalla certo. guida, ascoltando la musica, certo. mentre magari la mattina mi preparo, no, mentre mi trucco, è una cosa che faccio spesso. E ti dico, ogni qualvolta mi fermo, ce lo metto un piccolo sogno. E allora rientri in quella percentuale che va, mi sembra, dal 30 al 50% di persone che hanno ammesso tranquillamente sì. di sognare ad occhi sempre, aperti. Poi, sempre. C'era qualcosa di simile, sì, dal 30 al 50%. Ma da quando sono piccolina? C'era qualcosa di simile in un bel film che si chiamava La vita segreta di Walter Mitty, che proprio dipingeva questa persona che aveva questa capacità poi di astrarsi e di partire improvvisamente verso luoghi sconosciuti, mentali o fisici che fossero. Che bello. Qualcosa di simile. Che bello, c'era. Che bello. Non so cosa abbiamo mandato in onda, oltre qualche filmato, qualche trovato in rete, ma volevo parlare anche di libri, perché poi ecco un modo anche per viaggiare con la mente, quindi per sognare a occhi aperti, è la lettura che sì. ci consente questo. Poi addirittura si può distrarsi dalla lettura mentre si legge e pensare ad altro, un ulteriore modo per viaggiare, per sognare sì, ad occhi aperti, ma lì non lo consiglio, perché quando si legge si dovrebbe rimanere concentrati. Eppure a me capita, a volte magari stai leggendo un libro e pensi, pausa, oddio, quel problema sì. lo devo risolvere, ti allora ricominci mente. Da capo il capoverso. Ecco, infatti qui volevo arrivare proprio con Antonio D'Ottavio, che è il tuo direttore artistico. Te, anni fa abbiamo fatto questa trasmissione, si chiamava Rete 8 Libri, e lui ha elaborato un cartone animato, un corto dell'epoca, che proprio racconta questo viaggio, questo sogno dei libri, perché è la biblioteca dei libri volanti. Che bella, io seguivo questa trasmissione, molto bella. Quindi mi piaceva metterla in correlazione proprio con questa qualità, che è quella di sognare a occhi aperti, che fa bene, ci fa bene e ci fa essere più intelligenti. E fatelo, non pensate di essere stupidi se lo fate, no, dovete farlo, perché questa cosa vi fa stare bene. Ovviamente tutto va regolato. Con moderazione. Con moderazione. Marina, grazie per questa grazie bella notizia. Mi sento rincuorata questa mattina. Hai visto? Mi sento più normale. Va bene, allora la prossima cercheremo di portare altre belle un'altra bella notizia, perché poi dopo... Sì, perché le tue sono sempre vai, molto particolari. Un po' in vacanza, mi sembra di capire. Sì, la prossima sarà l'ultima settimana in quindi vacanza, per modo di dire. La perché... rimandiamo all'anno prossimo. Al prossimo anno? Sì. Abbiamo tradito la promessa che avevamo fatto, ma la recuperiamo, dai. Assolutamente. Si cucina coreano. Tu devi cucinare coreano, abbiamo bisogno di tempo e spazio. Magari quest'estate vado un attimo in Corea per perfezionare. Benissimo, e poi riporterai tutto qui, possiamo anche creare delle pilloline fisse, no, di cucina coreana, perché no? Grazie Marina. Grazie a te. Buon lavoro alla nostra Marina Moretti, che bello sognare, quanto ci piace sognare e farlo ad occhi aperti. Si può sognare di tutto, possiamo sognare chi vorremmo essere, possiamo sognare un viaggio che vorremmo fare, e io di solito mi ritrovo a sognare proprio questo, posti e luoghi che vorrei visitare, e mi chiedo ogni volta, se andassi per esempio a Londra, ma chissà quali saranno le condizioni meteorologiche, qual è il clima che mi attenderà. Ogni volta poi devo sempre contattare lui, il meteorologo strambo ma simpaticissimo, che ultimamente ci azzecca pure di 8 mattine in famiglia, il dottor Losci Rocco, linea al meteo.
E puoi dirlo forte, Jennifer. Ma buongiorno, dottor Lasci. Quanto se la crede adesso con questa musichetta, lei, eh? Quanto se la tira? Si è proprio ringalluzzito, come si suol dire. Ma si sposa con anche il mio outfit. Vero? Questa musichetta? Insomma. Come sta, dottor Losci? Molto bene. Ieri ci aveva detto che le previsioni per il weekend in realtà non erano proprio così definitive, perché dovevamo attendere la giornata di oggi. È cambiato qualcosa? In realtà è cambiato poco, perché oggi, come già dicevo ieri, sarà una bellissima giornata. Quasi estiva, quasi da mare. Domani, sabato, purtroppo rimane quella nuvoletta lì di Fantozzi, che intorno al tardo pomeriggio dovrebbe rilasciare qualche gocciolina. E questo è un presagio. Aperta e chiusa parentesi, a Londra piove. Ah, vabbè, quindi... No, allora non vado a Londra. Tanto piove sempre là. Ma se volessi andare, per esempio... Adesso la voglio mettere in difficoltà, dottor Losci. A Parigi. A Parigi? Prendi il telefono, scrivi Meteo Parigi. No, voglio chiederlo a lei, scusi, a questo lo so fare anche da sola. No, dietro il telefono. Ah, quindi ok, non quindi posso lei fa farlo. Questo la mattina, prende il telefono. Sì. Oppure puoi chiederlo all'intelligenza artificiale. Ah, anche. Okay. Ehi, che fa domani a Parigi? Magari anche lui non lo sa, che ne so. Però domani a Parigi, visto che comunque siamo in Europa, nord Europa, ma potrebbe essere che piove o c'è il sole. Vabbè. No, tutto molto chiaro. Vabbè, quindi questo weekend noi abruzzesi ci possiamo organizzare per fare delle gite fuori porta, oppure lei ce lo sconsiglia? Io consiglio di farle sempre, perché nella peggiore delle ipotesi che piove hanno fatto gli ombrelli e potete sfruttare quelli. Fa anche rima, penso. Comunque un po'. Diciamo che alla fine, se anche dovesse piovere, questo verrà nel pomeriggio, giusto? Nel pomeriggio, no, nel tardo pomeriggio. Comunque la mattina magari possiamo sfruttarla. Sì. Anche per andare al mare. Ha voglia. Per fare la prima giornata di mare. Io ancora ci sono riuscita quest'anno, dottor Losci. Ancora no? No. Ah, mannaggia. Io ho già fatto 2 giorni di mare. Di solito gli altri anni ero già andata in questo periodo. Beh, invece sì, quest'anno. Sì. Diciamo che le stagioni si stanno un po' spostando. Vabbè, ma manca poco. Ma sì. Ci manca poco. Non vediamo l'ora di stenderci al sole. Domenica. Domenica puoi farlo. Lo posso fare? Ah, beh, domenica allora tutti al mare. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Domenica potete andare al mare se lo desiderate. Beh, sì, sì. Lo sogniamo e lo facciamo anche, dottor Losci. Perché... Sognate ad occhi aperti, come diceva anche la collega, eh? Sognate ad occhi aperti, magari, ecco. Non nei momenti in cui, ecco, non so, parlate con vostra moglie, perché sennò si accorge che non l'ascoltate ed è un disastro. Esatto. Quindi, non scherziamo. Sia la guida, non quando vi parla tua moglie. Ok? Quindi mi raccomando, domani, sabato, portatevi l'ombrello, perché potrebbe piovere nel tardo pomeriggio, ma il giorno godetevelo. Bene. Voglio orari precisi? Vada. Precisi. Vada. 19:30, 24. 24... .00 A quell'ora finirà di piovere. Mamma mia, che precisione. Ma lo sai, noi siamo molto precisi, Gianni. Perché le chiacchiere se le porta il vento. Pensate che oggi è il penultimo venerdì che vi darò il meteo. Venerdì prossimo come faccio a dirvi il meteo sapendo che sarà l'ultimo? Come fa? No, no. Non mi ci faccio pensare, dottor Rossi. Non ci posso pensare. Me dirò uno falso, così magari... sì, ma magari, non so, si prepari qualcosa che può essere... utile per tutta l'estate. Comunque i nostri telespettatori dovranno subirla anche per tutta l'estate, perché noi comunque faremo rivedere il meglio di 8 mattine in famiglia, quindi comunque saremo presenti nelle case dei nostri telespettatori, anche perché stiamo lavorando alla prossima edizione. Dunque, se volete candidarvi per essere proprio voi i protagonisti della prossima stagione di 8 mattina in famiglia, scriveteci alla nostra mail 8mattina@rete8.it, perché siamo a caccia di professionisti di nuovi volti, ma anche di nuovi cuochi, per cui insomma fatelo, scriveteci, perché noi già stiamo lavorando per la prossima stagione televisiva. Vi faccio una promessa, venerdì prossimo vi lascerò con un pizzico di meteo ed una lettera di ringraziamenti e di saluti. Ci fa? Perfetto, ci siamo. Grazie, dottor Losci. Lascerò che adesso toglie il disturbo, vi auguro una domenica fantastica, un sabato pazzesco, e io me ne vado perché non posso stare qua. Grazie. Grazie, dottor Losci. Se ne va, sparisca, via. Oh, che bello. Che pace. Adesso siamo pronti per iniziare ufficialmente questa diretta mattutina insieme, come vi dicevo, quasi 3 ore. E allora apriamo la nostra mattinata insieme alla psicologa e psicoterapeuta Ilaria Giangiordano.
e dovrebbe essere in collegamento con noi la nostra Ilaria Giangiordano. Ilaria, ci sei? Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ilaria, bentornata, ben ritrovata. Buongiorno anche a voi. Allora, torniamo a parlare di gravidanza e soprattutto di ansia legata alla gravidanza, perché è un sentimento, un'emozione, l'ansia è un'emozione, giusto? L'ho catalogata bene? Esattamente sì, è un'emozione inibitoria, ma è un'emozione. È un'emozione che il più delle volte assale le mamme che appunto sono in questa fase molto delicata, che è appunto quella della gravidanza. Può avere degli effetti sul benessere di mamma e bambino? Allora, come abbiamo già detto altre volte, il punto è la misura. Se io sto sperimentando un po' di ansia che riesco a gestire, allora diciamo quello è un criterio anche per capire che l'ansia è quella che normalmente sperimentiamo ogni tanto, e allora ci sta. Così come nella vita normale ognuno di noi ha a che fare con la sua ansia ogni tanto, va bene. Il criterio per tutti, questo sia in gravidanza che per tutti noi, quello che dobbiamo cercare di osservare è in che modo l'ansia ha un effetto sulle nostre attività quotidiane, perché nel momento in cui non riusciamo a portare avanti le nostre attività perché c'è l'ansia, allora quello è un campanello d'allarme, ed è un campanello d'allarme anche in gravidanza, perché sì, a quel punto potrebbe avere degli effetti sulla salute e sul benessere di mamma e bambino. Ci sono tantissimi studi che ci dicono che comunque lo stress e l'ansia a livelli ovviamente prolungati danno anche degli effetti sugli esiti della gravidanza e sul benessere fetale e del bambino una volta che è venuto al mondo. Quindi il criterio è un po' quello: se riesco a proseguire con le mie attività, sicuramente questo non andrà a inficiare sulla salute di mamma e bambino. Se invece no, forse è il caso di magari cominciare a parlarne con il medico curante, che poi effettuerà un invio allo psicoterapeuta. Ecco, Ilaria, una domanda generale sull'ansia. Tu che sei ovviamente una psicologa, una psicoterapeuta, sicuramente potrai darci una risposta esaustiva. È vero che l'ansia non andrebbe poi così demonizzata, o meglio, può essere anche un'emozione positiva che ci aiuta a risolvere determinati problemi? Si potrebbe dire che è come un'amica un po' troppo invadente, un po' troppo impicciona, che se tenuta però a debita distanza in realtà è un'amica che ci vuole bene e può anche darci saggi consigli? Assolutamente sì, l'ansia non va combattuta ma va fatta parlare, come dico spesso, è un grandissimo campanello, è qualcosa che quando suona va ascoltato. Se noi ci fermassimo ad ascoltare l'ansia, l'ansia ci direbbe cosa c'è sotto. Quando si attiva l'ansia dovremmo fermarci, dovremmo chiederci: ma qual è il problema? Che cosa c'è sotto quest'ansia? Perché, come dicevo prima, l'ansia è un'emozione inibitoria di quelle che sono invece le emozioni primarie. Molto spesso non sappiamo come avere a che fare con la nostra rabbia, non sappiamo come avere a che fare con la nostra tristezza, delle volte non sappiamo neanche come avere a che fare con la nostra felicità. Non è che bisogna sempre parlare di quelle emozioni ritenute negative, non sappiamo cosa fare della nostra paura, e allora l'ansia ci arriva in soccorso perché va a inibire l'accesso a queste emozioni. Quindi, nel senso, quello che fa è semplicemente dire: non la sai gestire quell'ansia? Va bene, dai, e allora questa emozione primaria? Va bene, dai, allora inizia ad attivarmi, io ti do tempo di prenderti una tregua. Ma in realtà dovremmo fare il processo opposto: quando c'è l'ansia, fermarci e chiederci: ma non è che sono arrabbiato per qualcosa, ma non è che c'è qualcosa che mi rende triste, ma non è che sono spaventato da qualcosa? Perché purtroppo, se vogliamo raggiungere la consapevolezza, stare meglio, essere felici, dobbiamo attraversarla l'ansia e scendere sull'emozione primaria. Questo non è sempre facile, ovviamente ve ne parlavo in caso di fisiologia, delle volte, talvolta ci sono delle situazioni sul versante patologico che non ci permettono di fare tutto questo così facilmente. Ma si può chiedere aiuto, quindi laddove non riusciamo in autonomia è bene che chi ci sta ascoltando in questo momento si rivolga a dei professionisti, perché poi tante volte basta fare un piccolo percorso e la qualità della vita migliora, perché poi in gioco c'è proprio quello, la qualità della vita. Ma tornando invece, Ilaria, proprio sulla gravidanza, che tipo di effetti può avere l'ansia sul travaglio e sul parto?
Allora, oggi vorrei raccontarvi questa curiosità che in pochi sanno, e cioè il fatto che il corpo di una donna è previsto per travagliare e partorire solo se quella donna sta bene, cioè se si sente bene, se non ha ansia, se non ha tensione, se non ha stress. E questo perché? Perché quando noi siamo nel nostro stato di attivazione normale, il nostro corpo produce un ormone che è chiamato ossitocina. Questo ormone è l'unico ormone che permette al travaglio di procedere, cioè, come dico sempre, la benzina delle famosissime contrazioni. Non so se molte persone sanno cosa sono. Le contrazioni sono dei dolori che sperimentano le donne durante il travaglio, che diciamo ha un ritmo diciamo piuttosto calzante, portano avanti il travaglio e permettono alla cervice di dilatarsi da 0 a 10 centimetri per permettere al bambino di venire al mondo. Quindi queste contrazioni sono possibili solo se il nostro corpo produce ossitocina. Ora, il nostro corpo, come dicevo prima, produce ossitocina solo quando siamo in uno stato di attivazione normale. Che significa questo? Noi abbiamo due tipologie di attivazione: l'attivazione normale, di quando stiamo bene, e l'attivazione di emergenza, la stessa di quando sperimentiamo ansia, paura, stress, ansia, tensione, tutte queste emozioni qui. Quindi la natura ha predisposto il corpo di una donna per travagliare solo quando è in uno stato di attivazione normale. Però purtroppo moltissime donne arrivano al giorno del travaglio con ansia, paura, stress e tensione. Tutto questo spegne il sistema nervoso simpatico e il sistema nervoso parasimpatico, scusatemi, a favore del simpatico, che è quello di emergenza. Questo perché questo nasce anche un po' dall'alba dei tempi, perché noi dobbiamo immaginare che una donna che non sapeva bene come succedeva, no, il travaglio, a un certo punto cominciava a sentire questi dolori e iniziava a guardarsi intorno, iniziava a chiedersi: ma dove sono, dove sto per mettere al mondo mio figlio se qualcosa sta succedendo? E quindi in quel momento era importante che la donna cercasse di capire se si sentiva a suo agio, se era al sicuro. Quindi in quel momento il corpo, a seconda che insomma la donna si sentisse sicura oppure no, attivava il sistema simpatico o il parasimpatico. Con il parasimpatico riusciva a produrre ossitocina, quindi la donna vuol dire che era al sicuro e far andare avanti il travaglio. Invece, se la donna non si sentiva al sicuro, bloccava la produzione, e blocca tutt'oggi, di ossitocina, quindi di benzina per il travaglio, per permettere alla donna di trovare un posto sicuro. Quindi in realtà succede anche oggi, perché anche se non ci sono i pericoli che magari c'erano un tempo quando le donne partorivano nella natura, adesso c'è la paura del parto ed è quella che spesso blocca il travaglio e la produzione di ossitocina. Un'altra cosa che dobbiamo sapere è che solo nel sistema parasimpatico il nostro corpo produce le endorfine, che sono un antidolorifico naturale potentissimo. Quindi cosa significa questo? Che se riusciamo a stare in uno stato di attivazione calmo durante il travaglio e il parto, abbiamo l'ossitocina che fa andare avanti il travaglio il più velocemente possibile e le endorfine che ci proteggono dal dolore, mentre se siamo in uno stato di attivazione, quindi di emergenza, non abbiamo né ossitocina, quindi potremmo avere un travaglio molto 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 lento, e né endorfine che ci proteggono dal dolore, quindi sperimentare molto più dolore. Caspita, Ilaria, quanto sei preziosa a saperle prima queste cose. Mi torna in mente l'allenamento che mi hai fatto fare di ipnosi, consapevolezza. Certo che è la parola chiave della vita, della vita. Hai ragione, sì, esattamente. Senti, Ilaria, perché viene spesso consigliato alle donne di respirare profondamente durante il parto? Cioè, che cosa avviene con il respiro profondo? Lo vediamo nei film, nei telefilm, anche se voglio dirvi che nei film viene esposto esattamente al contrario. Quella è un'iperventilazione che non serve a niente. Bravissima, bravissima, esatto. Allora, qual è il punto? Quei due sistemi di cui parlavo prima, il simpatico e il parasimpatico, vengono attivati o disattivati, niente proprio di meno che dalla nostra respirazione. Quindi, a seconda del modo in cui noi respiriamo, attiviamo o meno il simpatico o il parasimpatico. E questo ovviamente poi arriva a partire da quello a cui stiamo magari pensando, la cosa che ci agita. Fateci caso, è ovvio che se siete ben rilassati il respiro è molto più profondo e lento. Se invece siete in un momento di agitazione, anche solo nella vostra mente, fateci caso, probabilmente o siete proprio in apnea oppure il respiro è molto superficiale e affannoso. Assolutamente. Quindi, vero, Ilaria, assolutamente vero. Ricordo la prima puntata di 8 mattine in famiglia in diretta, se la risento. Cioè, proprio,
Non respiravo, in apnea totale. In realtà è comunque una funzione importante per il nostro corpo, perché noi dobbiamo immaginare che quel sistema ci serve per i pericoli veri, ecco, non magari ecco, per condurre una puntata o per fare il nostro lavoro. In realtà poi quello succede lo stesso, perché per il nostro corpo siamo umani, una catastrofe o se abbiamo davanti magari una prova lavorativa importante, per il nostro corpo è la stessa cosa, non riesce. Quindi cosa fa? Va a farci respirare in maniera più affannosa per aumentare la frequenza cardiaca, perché non so cosa succede, se sapete cosa succede quando aumenta la frequenza cardiaca. Diccelo! Poi pompiamo sangue e ossigeno verso la periferia, quindi verso le braccia e verso le gambe, per allontanarci o per affrontare il pericolo. Quindi è un, diciamo, un meccanismo evolutivo importantissimo, quindi va bene che questo accada. Il problema è che delle volte lo facciamo succedere proprio quando non ne abbiamo bisogno, perché in quel momento tenete conto che si attiva la parte più istintiva di noi. Quindi se abbiamo bisogno, per esempio, in una prova lavorativa, della nostra mente, del nostro cervello, di tutte le nostre capacità cognitive, mandare sangue e ossigeno verso la periferia è assolutamente controproducente. Stessa cosa durante il travaglio e il parto, dove sì, è vero, anche lì si attiva un meccanismo istintivo, ma mandare sangue e ossigeno verso la periferia non aiuta gli organi interni, quindi l'utero e il nostro bambino, a svolgere tutti i meccanismi del travaglio. Quindi se noi impariamo a padroneggiare una tecnica di respirazione per imparare a regolare il respiro, quindi a renderlo più lento e più profondo, anche quando siamo agitati, quindi un po' a ingannare il corpo, passami il termine, quello che possiamo fare nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto durante il travaglio e durante il parto, è accogliere la paura, perché la paura va accolta in quel momento, non possiamo dimenticare che c'è, se c'è, e allo stesso tempo aiutare il nostro corpo attivando il sistema nervoso parasimpatico, che è quello della normalità, e riuscire effettivamente a gestire il dolore e a far durare meno il travaglio. Una cosa semplice come una tecnica di respirazione può veramente avere un impatto importantissimo sull'esito del travaglio e del parto. Non solo, io direi anche nella vita di tutti i giorni, sulla vita quotidiana di tutti i giorni. Provate, nel momento in cui siete spaventati per qualcosa, nel momento in cui vi sentite invasi, fermatevi e iniziate a respirare. Funziona, funziona alla grande, perché poi, ecco, parlando di questi argomenti insieme a te, Ilaria, ci rendiamo conto di quanto effettivamente poi l'essere umano sia quasi perfetto. È come se il nostro corpo, le nostre funzioni fossero state progettate accuratamente per autocurarci, quasi, un po' su tutto, ed è qualcosa di straordinario. Esatto, sì, è vero. Diciamo che è tutto costruito, no, dentro di noi. Il punto è sapere dove prendere tutto questo. Una cosa che dico spesso è che per quanto riguarda la respirazione è molto importante praticarla quando non siamo in emergenza, perché poi se c'è uno stato di attivazione importante dal punto di vista ansioso, sperimentare in quel momento la respirazione diventa difficile. Quindi se volete provare, io direi di provare soprattutto quando non siamo in ansia. Quindi allenarci, dobbiamo allenarci. Noi padroneggiamo una tecnica di respirazione fuori dal contesto ansioso, sarà più probabile che riusciremo a renderla efficace anche nel quando ci serve per davvero. Senti Ilaria, un'ultima domanda: qual è il migliore consiglio che daresti a una donna che sta per partorire? Ecco, allora, è proprio questo, il fatto di non rimandare al momento del parto, non rimandare tutto al caso, alla fortuna, perché con la fortuna può andare bene. Delle volte le donne mi dicono: io non voglio sapere, perché almeno se non so, arrivo lì, mi vivo tutto al momento. Può funzionare, nel senso che ci sono delle donne che rientrano in quella casistica in cui hanno un travaglio per niente doloroso, un parto velocissimo e tutto va bene. Il problema, come dico sempre, è che in quel caso ci affidiamo alla fortuna. Io vi sconsiglio di affidare alla fortuna un momento così importante come il parto, perché poi è veramente l'inizio della maternità. Quindi un parto traumatico, un parto difficile, quello che può dare è anche degli effetti importanti sull'umore nel postparto, sull'accudimento del bambino. Quindi quello che dico è: cercate di non rimandare al momento del parto il problema, ecco, di dover partorire. Preparatevi prima. Questo non significa farvi raccontare dalle persone che l'hanno già fatto come hanno fatto loro, perché poi terrorismo psicologico lì, meglio di no.
Mentre un professionista che si occupa di preparare donne al parto, la differenza sta nel fatto che racconta tutto quello che succede. Io racconto tutto alle mie ragazze, cioè loro sanno esattamente cosa c'è durante il parto, parlo anche di cose difficili come un parto operativo, un cesareo d'urgenza, si parla di tutto. La differenza rispetto a farsi raccontare qualcosa da qualcuno è che quando si fa un corso con un professionista, il professionista spiega e dà una possibile soluzione a tutto. Cioè, accade un parto operativo, c'è bisogno di un parto operativo, puoi fare questo, non riesci a gestire le contrazioni per questo motivo, puoi fare questo. Questa è la differenza più grande rispetto a mi preparo ascoltando le opinioni degli altri perché ti dicono è successa questa tragedia, io poi lì non sapevo cosa fare, sono andata a... Di certo non ti si mette a dire, però sai, anche se accade questo, tu potresti fare questo e questo e... risolvere. Quindi il miglior consiglio è questo: preparatevi, perché ormai nel 2024 ci sono tutti gli strumenti per avere una buona esperienza di parto, indipendentemente da quello che accade, nel senso che una buona esperienza di parto non deve essere travaglio veloce, nessun punto, eccetera eccetera. Può essere anche complesso, ma la differenza lo fa come lo vivi e gli strumenti che hai per viverlo. Assolutamente d'accordo con te, Ilaria. Senti, siamo arrivati un po' al capolinea, perché la prossima settimana, tra l'altro venerdì 31 maggio, sarà l'ultima puntata di 8 mattine in famiglia, ma ci tengo a sottolineare nuovamente ai nostri telespettatori che comunque durante l'estate potranno rivedere il meglio di 8 mattine in famiglia, quindi comunque saremo presenti e terremo compagnia ai nostri telespettatori, anche perché stiamo già lavorando per la prossima edizione e ti abbiamo ampiamente riconfermata. Ma tu verrai qui nei nostri studi venerdì prossimo, sarai in presenza? Finalmente, è tantissimo tempo che non riesco a tornare, ma questa volta mi sono organizzata, è da un mese che ho messo in agenda tutti i blocchi possibili per tornare e per venire in puntata, quindi non so ancora, sto cercando di pensare a qualcosa di speciale per questa occasione, non vi so dire ancora di cosa, magari poi mi sentirò con Jennifer, organizzeremo qualcosa di carino per l'ultima puntata, però la cosa che mi fa piacere dirvi oggi è che finalmente tornerò in studio. Che bello, siamo felicissimi, sicuramente ripercorreremo insieme anche un po' tutti gli argomenti che abbiamo toccato in questo bellissimo percorso che abbiamo dedicato alle mamme, alla genitorialità, e io ti ringrazio oggi, ma ti ringrazierò di persona venerdì prossimo, non vedo l'ora, cara Ilaria, di abbracciarti di persona. Anch'io, davvero, vi ringrazio. Grazie Ilaria per essere stata insieme a noi anche oggi e ci vediamo venerdì prossimo qui nei nostri studi. Ciao a tutti, buona giornata. Ebbene, prima piccola pausa, ma torniamo tra pochissimo. Ed eccoci qui, siamo tornati, oggi vogliamo raccontarvi di uno spettacolo, un evento bellissimo dell'attrice Elisa Di Eusanio, che abbiamo conosciuto perché si è collegata con noi. Lei è tra i protagonisti del film Un mondo a parte di Riccardo Milani, lei interpreta anche il ruolo della caposala nella famosissima serie televisiva Doc a fianco di Luca Argentero, ma lei è una performer a 360 gradi perché solamente venerdì e sabato scorsi è stata a Pescara, precisamente al Florian Meta Teatro, con uno spettacolo davvero emozionante che ha dedicato al tema della dipendenza. Lo spettacolo si chiama appunto Club 27 ed è uno spettacolo che lei ha dedicato alle vite di giovani musicisti che hanno perso la vita solamente a 27 anni. Come vi dicevo, uno spettacolo che racconta del tema della dipendenza, ma della dipendenza intesa proprio a 360 gradi, dunque dipendenza dalle sostanze, dipendenza affettiva, dipendenza dal cibo. Allora, prima di presentarvi gli ospiti di oggi che sono qui per raccontarci la loro storia, che è una storia di liberazione dalla dipendenza, vogliamo guardarci questo servizio realizzato dal nostro direttore artistico Antonio D'Ottavio con il supporto delle riprese di Morgan Crocetta. Guardiamo. Io sono stata un'anima decisamente fragile. Non è semplice per un adolescente muoversi dentro un sistema che si aspetta costantemente da te di aderire a delle norme prestabilite. Non è semplice per un adolescente fare i conti con un corpo che non corrisponde alle aspettative imposte. Non è semplice per un adolescente difendere le proprie pulsioni ancora di bambino in un mondo che ci vuole adulti subito, che ci annienta lo stupore.
Non è facile fronteggiare il branco. Non è facile dire no. Grazie. Elisa De Osanio, un nome di uno spettacolo che parla da sé. Club 27, personaggi venuti a mancare a 27 anni. È la leggenda del Club dei 27, una storia incredibile che mi appassiona da tantissimo tempo. Era da tempo che volevo tornare alla mia veste rock, perché io adoro cantare, ho sempre avuto band, quindi volevo proprio tornare a cantare. Quale migliore occasione fare un omaggio su dei grandi nomi che io adoro? Soltanto che parola dopo parola mi sono accorta che dentro le loro storie c'era anche la mia. Probabilmente ci sarà anche la tua, la sua, la loro, ed è venuta fuori una storia incredibile che parla di noi, parla delle nostre fragilità. Queste anime non ce l'hanno fatta, sono state vittime del successo, vittime di tante, della solitudine, e ci sono tante anime in cammino, ci sono anime che ce l'hanno fatta, e insomma è una storia molto delicata che parla di fragilità ma anche di liberazione. Polverine marroni che ti portano dentro l'uncolo materno, dove nulla può farti del male. E altre ancora cristallizzate dai colori sgargianti che ti portano dentro il set di un cartone animato e tu puoi arrivare a vivere esperienze che... Oh mio Dio! Come è nato questo progetto? È nato perché io da un po' di tempo sono un po' autrice del mio percorso, quindi in questo viaggio di consapevolezza, di, soprattutto di chi voglio essere, del tipo di artista che voglio essere, sto scegliendo delle storie di alto impatto sociale che per me devono nascere da un'urgenza. Io avevo tantissima voglia di indagare una zona della mia vita che per me è stata determinante, ho trovato questo switch, questo spunto attraverso di loro, e quindi è nato tutto dalla pancia, dal cuore. Self-profess, profound, when heaven into a town, and you're a gambling man. Love is a losing game. È stato tutto estremamente naturale, nel senso che a me è venuto proprio fuori un linguaggio diretto, molto semplice. È la prima volta in assoluto che non recito sul palco. Io solitamente interpreto personaggi molto forti, quindi mi aggrappo a un lavoro attoriale che poi in un certo modo mi protegge. Qui no, qui non c'è protezione. Quindi ho usato il linguaggio più diretto possibile, seguendo chiaramente il pentagramma delle mie emozioni. Il linguaggio cambia a volte, però è molto diretto, molto semplice. Con te degli artisti che sono fratelli. Guarda, mi hanno appena fatto piangere perché mi hanno portato un mazzo di fiori così. Gioca Labbro, chitarra e voce, Fabio Frombo al basso, Stefano Costantini alla batteria. Sono persone che amo, non sono qui a lavorare, loro sono qui a fare il viaggio con me. Mi hanno dato una fiducia, una presenza, un affetto che è impagabile. Che ci fai tu qui, eh? E che ci fai qua? Che vuoi? Che vuoi? Musica? La musica la possiamo fare, ma tu vuoi altro? Vuoi qualcosa e qualcuno di nuovo? Non ho ragione? È certo che ce l'ho. Io lo so cosa vuoi. Lo so cosa vuoi. Ah, ah, ah. Tu vuoi l'estasi. L'estasi. Il desiderio e i sogni. Le cose non proprio come sembrano. Questo. Ci tengo a dire che lo faccio in uno spazio che per me ha un valore speciale, perché io ho un amore per il Florian, per la famiglia del Florian. Massimo Vellaccio, Giulia Basel sono due folli che mi accolgono, perché accolgono a braccia aperte le mie follie. Quindi vorrei innanzitutto che le persone si sentissero a casa come io mi sento qui. Io spero di lasciare uno spunto di, prima di tutto, di emozionare, ma di lasciare qualcosa che possa muoversi poi nel tempo, perché magari, chissà, in sala c'è gente che ha bisogno di aiuto, che magari è in cammino, lo sta facendo da sola, e magari può trovare conforto da questa storia. Per me sarebbe una vittoria incredibile. La tua canzone preferita?
Io ho un debole per Amy Winehouse, quindi quando canto Back to Black è pazzesco per me. Noi siamo abituati a vederti come attrice, scoprirti cantante, una Elisa un po' inedita. Sarà uno shock per molti, cioè per chi mi vede come la caposala di Doc dirà: cosa sta succedendo qui, c'è una schizofrenia, cioè qui non è lei, non può, perché qui sono io, esce fuori proprio la mia vera me, che è tutt'altro, insomma. Non posso non farti questa domanda, siamo in Abruzzo, una terra che tu ami e noi ti amiamo. Che vi devo dire? Io per l'Abruzzo ho un debole, cioè non vedo l'ora di tornare a viverci prima di tutto, perché, e non saprei dove andare. Perché tra l'altro adesso con il film di Milani, Un mondo a parte, mi si è aperta tutta la consapevolezza della Marsica, quindi io non so dove concentrare le mie ricerche, perché l'Abruzzo è una terra meravigliosa. Noi abruzzesi siamo persone genuine, vere, toste, di cuore proprio, e quindi venire qui per me è sempre una gioia. Anche questo teatro è un piccolo gioiello. Ma lo vedi che cos'è? Queste sono le fucine vere dell'arte, queste sono quegli spazi dove viene fatto il teatro di ricerca, il teatro urgente che nasce da delle urgenze, quindi questa è la necessità del teatro, ritrovare quest'urgenza qui, e te ne accorgi, no? Già dallo spazio, da come abbiamo bisogno, oggi il teatro ha proprio bisogno di tornare alla sua vera funzione, che è la funzione sociale, la funzione proprio della connessione. Cosa vuol dire per te recitare? Questa è una domandona difficile in realtà, perché ancora non lo so. Nonostante io sia in cammino da diversi anni, io ancora non so. Sicuramente so che significa entrare nelle vite degli altri in qualche modo attraverso me, attraverso il mio corpo, attraverso la mia anima, ma in questo caso ad esempio sto facendo un'altra operazione, quindi sto scoprendo altre cose, per cui è un mondo fatto di contaminazioni, di vita, di vibrazioni in continuo mutamento, quindi non ti so dire cos'è, magari tra 2 anni ti dirò tutt'altro. Cantare o recitare? Lo sai che non lo so? Io sono in crisi, perché adesso che mi è ripartita la miccia qua della musica. Ma manteniamo questo binario doppio che è interessante. Un messaggio importante, torniamo allo spettacolo. Ci sarà anche un proseguo di questo Club 27? Assolutamente sì. Intanto ci sono già delle prossime date. Poi bello, perché sono in contesti strani, festival però che non si occupano di teatro, poi teatro, insomma è richiesto in varie situazioni. Torneremo a Roma e io credo che questo spettacolo possa girare, assolutamente sì. Io glielo auguro e quindi penso proprio di sì. Prossimi progetti per Elisa Di Osaga? Sì, io in questo momento sto girando una serie molto bella per Canale 5 all'Isola d'Elba, diretta da Giulio Manfredonia con Anna Valle, che è una persona meravigliosa, e Giorgio Marchesi altrettanto. Stiamo ancora continuando le riprese. Io finisco qui praticamente, mi mettono sul traghetto e vado all'Elba. E niente, poi continuo Club 27, ho un altro progetto in teatro molto bello e poi ci sarà Doc 4. Sei lì, sulla strada, hai un bel aspetto! Ehi, tesoro, lo sai nel profondo del tuo cuore che su questo non è giusto! Mai, 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 mai hai sentito quando nella notte ho pianto! Tesoro, ho pianto tutto il tempo e ogni volta ripetevo a me stessa che non potevo sopportare tutta questa sofferenza! Hey!
È monumentale la nostra Elisa Di Eusanio, che saluto perché sicuramente ci starà seguendo in questo momento tra un ciak e l'altro, ma voglio dare subito il benvenuto ai nostri ospiti perché quanto abbiamo ascoltato si collega perfettamente a delle storie che stiamo per raccontarvi. Non è facile mettersi a nudo e farlo in diretta pubblicamente, allora accogliamo veramente con tanto affetto i nostri ospiti Iuri Di Blasio e Pierluigi Checchia della comunità Alidaquila. Ragazzi, benvenuti. Buongiorno. Benvenuti, io vi ringrazio per aver accettato l'invito di 8 mattine in famiglia, per essere qui a raccontare la vostra esperienza, la vostra battaglia, chiamiamola, perché è ancora in corso il vostro percorso, è una battaglia di liberazione dalla dipendenza, però voi avete cominciato un percorso importante, quindi innanzitutto grazie e voglio che vi sentiate a casa, immagino non sia facile. Sì, posso, un po' di ciccia. Allora, io vorrei innanzitutto fare ad ognuno di voi la stessa domanda per ascoltare le vostre risposte, che immagino saranno a tratti simili e a tratti invece molto diverse. Innanzitutto vorrei chiedervi cosa vi ha indotto ad intraprendere un percorso. Prego Pierluigi. Allora, a me due motivi principali ci sono stati. Primo è per i miei genitori, perché a me di me della mia vita mi importava poco ultimamente, prima di andare in comunità, però soprattutto per loro non poteva, non doveva finire così, quindi sono stato spinto soprattutto da questa motivazione. Poi devo dire che questa motivazione in comunità è cambiata, perché ho cominciato pure a riapprezzare me stesso, quindi adesso principalmente lo faccio per me. Che poi si riflette su tutto il resto. Però diciamo che il motore principale è stato l'amore, dunque l'amore per le persone che ami, sì, per i tuoi genitori e anche per te stesso, perché è importantissimo amarsi. Sì, sì, è importante, è fondamentale. Forse non ci si ama abbastanza quando ci si avvicina alle sostanze. Un'altra cosa importante è il mio datore di lavoro, che mi ha preso per mano, mi ha detto, io avevo paura di affrontare questo argomento con lui, però mi ha fatto sentire in famiglia, quindi mi ha detto il posto sta qua. E mi ha dato l'ultima spinta per entrare in comunità, ecco, queste sono le due. Che bello, sì. Che bella testimonianza. Una bella storia, sì. Iuri, invece tu cosa ci dici? Questo è il mio percorso che faccio in comunità. Salutiamo Alessio, che è stato anche lui ospite di 8 mattine in famiglia, sicuramente ci starà seguendo anche Alessio, una storia bella pesante, bella tosta, diverse ricadute, ma questa volta l'ho visto veramente motivato, perché poi la motivazione è importantissima. Mi dicevi Iuri? Dicevo, sono andato per l'alcol. Era arrivato un punto che ero arrivato veramente a terra, se non bevevo avevo i tremori, stati d'ansia, nervosismo e tutto, diciamo mi ero un attimo rinchiuso in me stesso, non avevo più voglia di lavorare, di vivere, mi ero spento. Poi grazie a mia madre, con l'aiuto di mia madre, con il SERD, ho deciso di intraprendere un nuovo percorso di comunità. Posso chiederti come hai incontrato le sostanze, in quale momento? Io ho iniziato da giovane, ne avevo l'età di 15-16 anni. Giovanissimo, piccolissimo, l'età di mio figlio, mi vengono i brividi a sentire questo. Con le cosiddette droghe leggere, poi pian piano, frequentando sempre più gente più grande di me, frequentavo, diciamo, tra virgolette, la Pescara Bella. E niente, andando a ballare, lo facevano tutti, per farmi accettare dal gruppo. E di questo ne ha parlato anche Lisa in questo spettacolo, penso che insomma lei sia stata capace di toccare. Ora noi vi abbiamo fatto vedere un estratto di questo spettacolo, io direi veramente bellissimo, perché poi il tema della dipendenza è un tema ampissimo, noi qui stiamo parlando di dipendenza dalle sostanze, ma c'è la dipendenza affettiva, c'è la dipendenza dal cibo e alla base c'è una fragilità comune, che è quella che Lisa è riuscita veramente ad esprimere con un trasporto pazzesco. Io posso dire che ho avuto i brividi dall'inizio alla fine e il nodo alla gola, perché è veramente commovente. E tornando a te Iuri, quindi mi dicevi hai incontrato le sostanze giovanissimo, da giovane, sì. E quindi poi è stato poi un pian piano si è fatto tutta l'escalation fino ad arrivare all'eroina. Caspita, sì, sono stato 3 volte in overdose, in cometilico. Sei un sopravvissuto, diciamo, sì, lo possiamo dire, sì. Grazie a Dio sono ancora qui, lo posso raccontare, mi dà questa ancora di più la forza di andare avanti e di migliorare sempre di più. Posso chiederti, se lo sai, se riesci a darmi una risposta, cosa cercavi nelle sostanze?
l'isolamento, non avevo più voglia di andare avanti, la debolezza, anche la fragilità. Quindi non avevo più voglia di affrontare la vita. Quindi disconnetterti, sì, essere esatto, altro. Sì. Da te stesso, proprio. Da me stesso, sì. Ecco, rivolgo la stessa domanda a te, Pierluigi. Invece tu come ti sei avvicinato alle sostanze? Sì, che percorso hai? Mi ricordo il giorno che ho compiuto 16 anni, la festa della sera, ho assaggiato cosiddette droghe leggere per la prima volta, poi la famosa escalation che tutti, la maggior parte dei tossicodipendenti hanno provato. Io credevo di aver provato le sostanze principalmente perché lo fanno tutti. Questa è la risposta che mi davo, per non sentirmi da meno, insomma. Poi, forse anche per non indagare, per non cercare una risposta che invece è più invece, impegnativa. Mi sono accorto, soprattutto in comunità, che alla fine ci caschi perché ti manca qualcosa. Perché se no non le vai a cercare, se tu sei completo, diciamo, e se quella cosa che ti manca la vai a cercare nelle sostanze, quindi adesso lo sto elaborando maggiormente questo discorso in comunità, lo si affronta, lo si capisce, lo si risolve se è possibile, quindi, si cerca quello perlomeno. Ma quindi anche tu insomma hai iniziato giovanissimo. Sì, a 16 anni. Posso chiederti quanti anni hai? Io ho fatto 45 a ottobre. Tu invece, Yuri? Devo fare 47 a luglio. Quindi insomma ragazzi è ora di liberarsi del tutto. È anche troppo tardi forse. Non è mai troppo tardi, però doveva avvenire prima, diciamo così. Non è mai troppo tardi, tra l'altro quello che state facendo oggi è meraviglioso, perché raccontare un'esperienza così forte, così impattante nella propria vita è qualcosa di veramente difficile, quindi davvero dovete essere orgogliosi di voi stessi e soprattutto oggi state costruendo un altro pezzettino di autostima che è importantissimo, certo, secondo me anche per affrontare questo percorso. Sì. Quali sono state le difficoltà che avete riscontrato nella fase iniziale, nel percorso dell'ingresso appunto in comunità? All'inizio sicuramente l'allontanamento dall'alcol, dalle sostanze, la fase iniziale. Poi vabbè, riniziare a rimettersi in gioco, in discussione, questo mi ha creato un po' più di difficoltà, sì. Beh, di riscattarlo. La difficoltà maggiore l'ho riscontrata nel cercare di cambiare quello che avevo costruito, che ero convinto che era giusto. Pierluigi che avevo costruito in 45 anni, che ero convinto che era giusto. Quando entri in comunità che ti chiedono di metterti in discussione, è una delle prime cose che ti chiedono, non riesci a capirlo. Non riesci a capire. Perché che io non avevo, quando sono entrato, essendo la prima, non avevo idea del lavoro che si facesse. Ero convinto che fosse solo un distacco dalle sostanze, più tempo passava e più tempo, invece è proprio un lavoraccio su se stessi e quindi questa è stata la difficoltà, accettare di essere, di scavare su dentro di sé, di cambiare quelle cose che ti hanno portato ad essere quello che ero, insomma. Ma forse per la prima volta magari ragazzi vi state conoscendo, sì, veramente, no? Certo. Però non è stato facile, non è facile, insomma. Sì, quello. Perché è come se in questo lasso di tempo foste stati in una sorta di bolla, no? Atemporale, comandata dalle sostanze. Mettere a 45 anni che non sei... Cioè, come posso spiegare che ho sbagliato, però devi correggere delle cose, su quelle cose su cui hai costruito la tua vita e le devi rimettere in un però, gran ragazzi, lavoro. Anche il bello della vita questo, ricominciare ogni volta, no? Certo. Come no? Rinascita. Assolutamente. La rinascita, esatto, assolutamente. Io sono curiosa però di conoscere un aspetto. Come trascorrete le vostre giornate in comunità? Vai Yuri, diccelo tu. Vabbè, la mattina andiamo a svegliare alle 7. Vabbè, si fa colazione, poi si fanno i vari servizi quotidiani, chi sta in cucina, chi nel giardino, abbiamo un grande giardino, ci prendiamo cura delle piante, poi ci abbiamo le galline, le capre. Quindi c'è a anche turno un po' giriamo, sì. Questo riavvicinarsi alla natura, anche esatto, alla semplicità della vita, delle cose. Piccole cose quotidiane. Beh. Ognuno ha le proprie responsabilità dentro la comunità, che si deve occupare di quelle, più dei servizi, è tutto un lavoro fatto per se stessi e per gli altri, diciamo.
mettersi a disposizione degli altri, per esempio c'è la campana, che ogni cosa ha un senso, che sì. Tu fai, che per te e per gli altri, c'è la campana che ci raduna tutti, a ora di pranzo, a ora del break, scandire queste cose qua, uno, chi sta in cucina, chi apparecchia, insomma. Sì. Quindi diciamo vi insegna anche un po' la sinergia, il lavoro di squadra, la relazione con gli altri. È anche un riabituarsi alla vita che un giorno speriamo sarà, insomma. Però vedo una lucina nei vostri occhi che mi piace veramente tanto. Grazie. Davvero, grazie. Ragazzi. Grazie. Veramente. Però qual è la cosa che vi piace di più e la cosa che vi piace di meno? Ahia. Sinceri, eh? No, c'è. Vabbè, di più sicuramente sono i gruppi che facciamo, perlomeno parlo di me. Cosa si chiamano i gruppi? Sono i gruppi con la psicologa, dove lavoriamo dentro noi stessi, cercare di vedere dove è il problema, di smusciarlo, di trarne una soluzione positiva. Certo. Poi ci sono i gruppi con Michele, che è uno dei fondatori della comunità, ci impara molti valori che io, tra virgolette, alcuni nemmeno conoscevo. Dai. Sì. Tipo riprendere il contatto con la natura, che le piante sono essenziali per noi. Vero, questa consapevolezza ci può far svoltare, sì. Perché ci dà proprio un altro approccio, un altro modo di relazionarci non solo con le persone, ma anche con le cose, con il mondo, sì. Con la natura, con gli animali. Anche sì. Queste sono le cose che mi piacciono di più, i gruppi. Non tutti, ma i prossimi gruppi mi vinceranno, però. Quelli che ti piacciono un po' meno. Un po' meno, vabbè, serata lettura. Non ti piace leggere? No, mi piace, sì, leggo, da solo leggo. Ah, lì si fa in gruppo, che bello, sì. che bello. Però dobbiamo prendere spunto anche da queste cose che, diciamo, ci piacciono meno, tra le cose positive. Anche quella è una sorta di allenamento, sì. No? Perché non si può fuggire da quello che non ci piace, ma lo si deve affrontare, sì. Lo si può gestire. Mm-hmm. Esatto. Pierluigi, invece, tu cosa ci dici al riguardo? Le cose che mi piacciono meno sono molte. Naturalmente la comunità è dura, quindi non è una passeggiata e non c'è una cosa che mi piace meno di un'altra. Sono alcune cose non mi piacciono, però l'importante è dare il senso giusto a quelle cose e farsele piacere. Non mi piace trarre il giusto interesse da quelle cose, perché quello secondo me è l'allenamento di vita che uno deve fare in comunità. Abituarsi, no? Riabituarsi, no? Alla lettura la sera, che ne so, a un gruppo, a parlare con l'altro, a condividere, quindi cose che uno prima provava difficoltà, invece allenandosi ci puoi riuscire. Invece la cosa che mi piace di più è la sera, quando mi vado a mettere a letto, diciamo, prima mi mandava a dormire senza speranza, dicendo domani ci riprovo, ci riesco. Invece adesso vado a dormire libero, sereno. Che bello. Mi leggo il mio libro la sera. Che bello. Leggo un po', non ho pensieri negativi. Mi vado a addormentare tranquillo, sereno, con me stesso, in pace, via. Questa è la cosa più. Hai detto niente, perché io penso che la cosa, io dico sempre, questo è un po' il mio mantra, ragazzi, no? Che se litighiamo con qualcuno, se qualcuno ci piace poco, vabbè, poi alla fine lo salutiamo, chiudiamo la porta e ciao. Ma quando siamo arrabbiati con noi stessi, quando non stiamo in pace con noi stessi, ma come si fa a staccare da noi stessi? E lì bisogna lavorare, perché altrimenti poi si cade in delle trappole, certo, dalle quali poi no. È difficile riuscire ad uscire. Esatto. Vi vedo sereni, così, ragazzi. Certo, abbastanza, sì. I vostri progetti per il futuro, quali sono? Io sicuramente voglio riacquistare la fiducia che ho perso dei miei cari, delle persone che mi vogliono bene, che ho attorno. Che sicuramente madre, ti staranno seguendo. Sì, mia madre, oggi. Mio fratello, li mio salutiamo figlio. Tutti. Come si chiama tuo figlio? Nicolas, devi essere tanto orgoglioso di papà che oggi è qui. Grazie. Poi la comunità mi sta dando l'opportunità di riprendere gli studi, per poi farò un corso da operatore sociosanitario. Dai. Voglio andare a prendere un nuovo mestiere, sì. Che bello! Aiutare le altre persone, fa stare bene anche me. Che bello quello che ti stai dicendo. Che bello. E tu Pierluigi invece? Io ho un progetto solo, per dimostrare a me stesso di essere capace di vivere da solo, diciamo,
e dignitosamente. Poi da là, quando mi dimostrerò a me stesso di essere capace di vivere dignitosamente da solo, da là incomincerò a fare progetti. Ce la farai perché sei una persona molto profonda e questa cosa arriva. Estremamente, lo siete entrambi, estremamente intelligenti. Grazie. Ed è una caratteristica, secondo me, delle persone che, hanno problemi di dipendenza, perché c'è tanta sensibilità, troppa sensibilità. Sì. Troppa sensibilità. E quindi a volte la sensibilità fa tanto, troppo rumore, bisogna scappare da questa sensibilità, bisogna spegnersi. Ecco perché ci si avvicina forse. Questo ce l'ha detto anche Elisa De Usanio nello spettacolo, alle sostanze. Però la notizia bella è che se ne può uscire fuori, bisogna chiedere aiuto. Quindi lo chiedo a voi ragazzi che state ancora intraprendendo un percorso, tra l'altro siete in due fasi diverse, perché la prima fase è un modulo di prima accoglienza volto ad osservare l'utente, a calibrare un progetto personalizzato in base alle sue difficoltà, alla sua storia e alle sue esigenze. Chi di voi due in questa prima fase? Io. Yuri. E la seconda fase invece è un modulo terapeutico nel quale si vanno ad affrontare e approfondire problematiche più specifiche. Sì. E tu, Pierluigi, sei in questa fase. Quindi, visto che voi siete qui e visto che comunque ci avete riportato la vostra esperienza e l'avete fatto veramente a cuore aperto, siete stati bravissimi, fate voi un appello a tutti coloro che ci stanno seguendo, che magari ci seguiranno, avranno modo di guardare questa puntata anche poi su YouTube. Fate un appello affinché possano chiedere aiuto, perché si può chiedere aiuto. Vai, Pierluigi. Allora, cosa vi posso dire? Quando ho toccato il fondo, bisogna avere tanto coraggio. Tanto coraggio e fidarsi. Fidarsi, questo è il consiglio che posso dare. Vero, assolutamente, la parola chiara è questa. Si può fare assolutamente. Yuri. Ma sicuramente, riconoscere che c'è un problema, chiedere aiuto è importantissimo. Chiedere aiuto, appoggiarsi, mettersi nelle mani delle persone che ti possono dare una mano. Posso dirvi una cosa? Sì. È stato un onore per me conoscere due ragazzi coraggiosi come voi, coraggiosi per aver saputo chiedere aiuto ed entrare a far parte di un percorso terapeutico di comunità che sono certa sarà un grande successo, ma coraggiosi alla seconda, doppiamente, per essere venuti qui nei nostri studi e aver raccontato la vostra esperienza con una semplicità, con una genuinità e con grande coraggio. Grazie ragazzi per essere stati qui. Grazie a voi. E insomma, speriamo che queste esperienze che vi abbiamo raccontato, così come anche lo spettacolo di Elisa De Usanio, siano degli spunti importanti per riflettere, e comunque bisogna continuare a parlarne. Grazie ai nostri ragazzi. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo insieme allo scienziato pazzo, Michael Dubbio. Ma quante invenzioni vi regaliamo, c'è anche la telecamera che si regola automaticamente, questo è un regalo di Michael Dubbio. Cosa avrà inventato questa volta? Linea la scienza, il nostro scienziato preferito è lui, Michael Dubbio, vediamo, è in ibernazione, speriamo non si scongeli mai più, si sveglierà, ma chi lo sa. Good morning, sir. How are you? Good morning. Fine, thanks. What about you? It's everything okay? Oh, yes. Mi raccomando, quello che è scongelato non lo potete ricongelare. Absolutely. Tranne Michael Dubbio. È l'unico che si può congelare, scongelare, ricongelare all'infinito. Yes. Bentornato, oggi, dottor Dubbio. Buongiorno, grazie mille. Il nostro mille. Scienziato. Grazie mille. Quasi the last Friday. Quasi the last. Ci siamo quasi. Allora, qual è l'invenzione di oggi? Tu lo quella sai, che ha portato ai telespettatori di 8 mattine in famiglia. Io ti porto delle exclusive che tu nemmeno puoi immaginare. E oggi vi ho portato un esempio crazy, pazzesco. Abbiamo inventato, attenzione, noi della Spinemass Technology, una macchina in grado di salvarvi la vita in momenti molto complicati. Cioè avere spunti per evitare il peggio, ok? Per evitare il peggio. Yes, questa è una macchina che è altezza di persona più o meno, che genera delle scuse
per non uscire con gli amici. Ah, mi sembra fantastico. Yes. Ad esempio, mi ha fatto un test su una ragazza di tra i 25 e 35 anni, è entrata alla macchina e la domanda è: oggi esci con me, / esci con noi? E queste sono state generate in automatico. Attenzione, no, non esco perché sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. Pensa un po'. Oppure esci con noi? No, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino. Quindi non posso uscire con voi. No, vabbè, così oltre, insomma, no. Non funzionano secondo me. Non lo so, io adesso questa è generata in automatico, noi abbiamo fatto un software pazzesco, una cosa incredibile. Una sorta di intelligenza artificiale. Yes. Deficienza artificiale, mi viene da dire. Deficienza artificiale, quella è proprio il nostro ramo preferito. E quindi esempi ne abbiamo diversi tra Lupin, il dottor Loschi. Tutti la stessa, è tutta la stessa software. Tutti, infatti. Sono usciti dallo stesso software. Mi sembra di capire di sì. Programmati male, so dici. Come lei. Yes, error. Bene, tu esci con noi? No. Siccome piove e mi dispiace lasciare l'ombrello da solo. Faccio compagnia all'ombrello. E non esco perché stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale. No. No. Yeah. Esci con noi? No. Mi si è addormentato un piede e mi dispiace svegliarlo. Insomma, non posso uscire a quest'ora. No. Mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli lì. Beh sì, queste due sono simpatiche. Scusa, ma esci con noi? No, a mezzanotte mi scade lo yogurt e devo mangiarlo prima. E domani? No, perché mi sveglio presto per controllare che il sole sorga. No, esci con noi? No, guardiamo. O la faraona in forno, aspetto gli archeologi a cena. Esci con noi? No, non posso camminare, ho due piedi in una scarpa. Esci con noi? No, devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media. Quindi devo recuperare addirittura le ore. Però la faraona mi piace. No, gli archeologi a cena non puoi, perché se la faraona in forno... La faraona in forno agli archeologi a cena è top. Yes. Vince questa, Michael Dubbio. Yes, questa sera, se mi chiamate, sappiate che ho la faraona in forno e gli archeologi a cena. That's very good. Verrà anche Ramses. Questa io non lo saccio. Verrà anche Ramses e il dottor Dubbio. Yes, that yes, but yes, it's all. Ma traduca per chi non lo sa. Yes, yes, shin kashin, ma kashin and dubbio. Insomma. Cerchiamo di mantenere un certo rigore, Piacere. Assolutamente. Okay, questa era la mia nuova tecnologia, se la volete acquistare a soli 12 euro. Mi sembra... generatore di scuse. Se volete farvi picchiare anche dagli amici, acquistate questa tecnologia. Quello è uno step successivo di cui noi non facciamo fede, no? non possiamo interagirla. Là sono fatti vostri. Fatti nostri. Dottor Dubbio, è tutto per oggi? Yes, io mi devo ricongelare per lasciare space... a ciò che è veramente importante, no? Si ricongeli perché sta per entrare un ospite specialissimo. Metto a posto la... Ecco qua, mi congelo, io vi ringrazio. Si ricongeli velocemente, per favore. Have a nice weekend, you know. Vada! Bye! Congelato. Congelato, che si mettesse anche sotto vuoto il dottor Dubbio, perché noi adesso invece stiamo per far entrare il nostro cuoco speciale. Ci tiene compagnia tutti i giorni con le sue video ricette simpaticissime, sempre condite da musica strepitosa, perché poi io e Francesco abbiamo in comune anche questa passione per la musica. Lo chiamiamo, e non è solo il nostro Francesco D'Alessandro, perché oggi è accompagnato dalla bellissima cagnolona Sofì. Eccoli qua, entrate. Sofì, vieni, dai. Qua. Vai Francesco. Eccoci. Vai Francesco. Sofì. Allora, attenzione, che è un po' emozionata lei. Eccovi. Non ti preoccupare. Occhio. Non ti preoccupare, lo escludiamo al tappeto. Ciao Jennifer, ben rivista. Sofì, ti vuoi sedere? Siedi, Sofì. Sì. Ubbidisce, sì, Sofì. Sì. Ogni tanto, dipende, quanto le conviene. Dice, ma che sta succedendo qui? Sofì, siedi. Lasciamola curiosare. Allora, Francesco, che bello ritrovarti, vederti qui negli studi di 8 mattine in famiglia, accompagnato da questa cagnolona meravigliosa, che tra l'altro è protagonista delle tue ricette, perché lei è la tua consigliera, vero? Sta diventando praticamente più popolare di me addirittura. Addirittura. Perché va in giro, come va in giro? La fermano. Dai. Per strada la riconoscono. E quando bellissima. Non faccio i video con lei... Dicono, ma perché non c'è Sofì? Esatto.
Senti Francesco, che stagione è stata questa in compagnia di 8 mattine in famiglia? Molto bella, come ti avevo detto? Qui, la vediamo qui. Guardala quella soggetta. Che soggetto? Un po' di tempo fa. Allora, praticamente Jennifer, come ti dicevo all'intervista che mi avevi fatto a novembre, tu mi hai ridato la spinta, Jennifer, e continuo a ridirlo. Non me lo dire perché mi viene da piangere. Beh, la verità, Jennifer, io praticamente avevo interrotto ormai. Io sono commossa. Avevo interrotto e questa esperienza televisiva mi ha dato, cioè, a parte che mi sta cambiando anche come persona, mi stava facendo maturare a livello sia televisivo ma anche professionale, perché io inizialmente non sapevo neanche che telecamera guardare, parlavo con i cameraman all'inizio, quindi poi piano piano poi il programma è cresciuto tantissimo, ecco, si è accomodata, grande. Bravo, Sofi. Il programma è cresciuto tantissimo perché è iniziato in sordina, effetto diesel, in punta di piedi. Sei entrato in punta di piedi e poi piano piano è cresciuto sempre di più e sono cresciuto io con il programma, con te, tutto. Posso dire una cosa? Poi tra l'altro, Francesco, tu sei bravissimo. Cioè tu sei... No, Sofi, non piangere. Sei un comunicatore nato. Cioè tu sei proprio portato per fare questo. Sei disinvolto, sai parlare benissimo. E sai cucinare. E sei molto televisivo. Grazie. Grazie, sì. Mi sono sempre... Cioè nel senso da ragazzino che comunque mi piace... comunicare, parlare. Io da ragazzino, Jennifer, tu pensa? Guarda, biscottini a Sofì nel frattempo. Tutti parlano di inclusività, di inclusione e quant'altro. Talmente che mi piaceva includere che cercavo sempre di unire le comitive. Sai che da ragazzini ci sono sempre quelle cricche, quei ghetti. E io da ragazzino, da giovanissimo, mi sono sempre mischiato in tutti gli ambienti e ho cercato sempre di unire e far stare insieme le persone. Sì, tu veramente hai questa dote, perché sai fare squadra, sì. E devo dire che ti sei inserito perfettamente in questo programma televisivo e lo posso dire ai nostri telespettatori, oramai stiamo facendo i bilanci finali, non è assolutamente facile mandare avanti una trasmissione quotidiana, riuscire in qualche modo a far funzionare tutto, è come un'orchestra che deve suonare all'unisono, no? E tu ti sei inserito perfettamente in questo contesto e sei stato strepitoso, perché poi hai lavorato veramente tanto, perché insomma per produrre quei contenuti quotidianamente dietro c'è veramente un grande lavoro. Sì, l'hai detto, anche perché poi chi lo sa, chi ci passa, anche perché montare un video richiede tempo, cioè girarlo ok, anche è difficile, ma montarlo, selezionare i video giusti, anche perché poi io sono andato in onda tutti i giorni, tranne il martedì, giusto? Sì, tutti i giorni. Tutti i giorni, e all'inizio è stato difficile, poi come ogni cosa piano piano è venuta, cioè è stata una cosa poi naturale. È stato un crescendo naturale. È stato un crescendo naturale. Assolutamente. Sì, abbastanza. Assolutamente. Ma... poi ricordiamo che tu, insomma, tra l'altro, ecco, hai avuto questo incidente che ti ha portato a stare sulla sedia a rotelle, ma non ti sei mai veramente. Sei un grande esempio in questo, perché non ti sei mai. Hai avuto i tuoi momenti, però poi, insomma, grazie anche alla passione per la cucina e anche alla tua intraprendenza, perché tu hai due lauree, se non sbaglio. Sì, infatti, prima, Jennifer, ascoltando i tuoi due ospiti di prima, mi interessava l'argomento, anche perché io ho lavorato un anno in una comunità terapeutica. Dai. Sono un educatore, sì. È stato un periodo bellissimo, perché a parte bello. Mamma mia, quante cose, quante scoperte, ma Francesco, perché sono poliedrico, mi piace, poi mi stufo dopo un po' il lavoro, cioè nel senso ho fatto diversi lavori, dopo un po' mi stufo, quindi mi piace imparare cose nuove. E in passato ho fatto questo lavoro e mi piacciono moltissimo. Un anno è durato più o meno questa avventura. E poi Jennifer, come sono venuto, mi ha fatto trovare il tappeto con Amy Winehouse sotto, cioè a parte è bravissima, visto, quella cantante. Hai visto Elisa di Eusanio, lei è una grandissima artista, un'attrice strepitosa, una voce pazzesca. Una voce pazzesca, perché insomma puoi cantare Amy Winehouse, ma lei... infatti guarda che ci vuole il coraggio. Ma lei ha cantato veramente in maniera divina per tutto il tempo e tra l'altro è riuscita davvero a raccontare il dolore, la fragilità di chi sta lottando con una dipendenza, di chi convive, si trova a convivere con una dipendenza, ma lo ha fatto in una maniera, secondo me, unica. Sì, vero. Unica. Anche perché io sono un grande fan di Amy Winehouse, mi ricordo ai tempi quando morì. Io... è stato un lutto anche per me, sai, un'anima fragile, un'anima bellissima. L'hai visto il film che è uscito al cinema? Ancora no, tu consiglio, sei andato? Consiglio, tu sei andato? Pazzesco.
l'attrice è veramente uguale, bravi, il padre è identico. Poi Amy era una, di una bellezza straordinaria. A parte era bella, poi lei, a lei non interessava non gliene fregava raggiungere niente, il successo, la fama. Esatto. Purtroppo poi ha iniziato a fare il gioco dei giornalisti. Perché lei poi è stata lei anche un po' sfruttata, secondo me è stata usata. Sì. Anche perché era non aveva i mezzi per difendersi. Sì. Ma lei è talmente poi spontanea e naturale, vabbè, poi sappiamo tutti la fine che ha fatto. A proposito di musica, noi ci accomuna anche una grandissima passione che è quella della musica, ma soprattutto il Britpop anni 90. Ci piace non poco, Francis, eh? Io ti chiamo Francis. Assolutamente sì. Anche perché poi mi hai detto che tu durante i miei video ti metti a ballare. Io ballo, i nostri operatori possono confermare. Il momento in cui lancio la pausa e dico adesso ci godiamo il video del nostro cuoco Francesco D'Alessandro, bam. Io metto a ballare, perché poi nel frattempo vado sempre a togliere i tacchi per quando vado in cucina ci vado più comoda. Sì. E quindi nel frattempo ballo sì, sempre. Bello, perché mi piace unire i video, poi li collego in fase di montaggio. Certe volte metto quelle musiche azzeccate che c'entrano con il video, per esempio l'ultima volta ho messo. E poi c'è anche la tua passione per il cinema. Cioè, e quindi tu colleghi ogni tanto musica, cibo. Ci lancio cinema. In mezzo. Bravissimo. Anche delle scene di qualche film. Sì, sì. Film e musica per me sono fondamentali, anche perché poi per montare i video, un video senza musica, cioè come non lo so. Chi monta video, anche io lo faccio, e chi fa questo lavoro, se non sceglie la musica, attenzione al microfono, se lo tocchi si sente bam bam, non lo toccare. Tutto non lo tocco più. Non lo toccare. E dicevo, per chi fa questo lavoro, comunque scegliere la musica, secondo me, è la prima cosa. Sì, è fondamentale. Poi devi prima capire che tipo di video hai davanti, cioè io come vedo il video poi capisco la musica da inserirci. Parlavo prima con Antonio di là, sì, che il montaggio è un mondo vastissimo, mondo poi ci vuole la creatività, non si finisce mai di imparare, però ovviamente alla base deve esserci anche una certa propensione. Ma come ti accennavo prima, sta storia, questa avventura di Rete 8 mi ha talmente, diciamo, come dire, non mi viene l'aggettivo rinvigorito, ma più che rinvigorito mi ha dato una spinta in più, nel senso mi ha dato lo slancio è talmente che talmente, diciamo, fomentato da questa avventura televisiva che ho iniziato addirittura a fare teatro, Jennifer. Ma ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto? Ma io ti sto invidiando, ma mica ho poco. Ho iniziato a fare anch'io teatro. Voglio riprendere a fare teatro, una mia grande passione. Perché hai già fatto teatro in vita tua? Quando ero piccolina, ma io adoro teatro. Hai fatto teatro? Adoro teatro, sì. Allora, io non l'avevo mai fatto. Vabbè, siamo separati alla nascita, Francis. Cioè, assurdo, blu teatro. Quando sei nato tu? 13 luglio. E io l'11, vedi, mi ricordavo che avevamo anche questa vicinanza. Allora, quando entri in un laboratorio teatrale, praticamente come quando entri in uno studio televisivo. Ti spogli da te stesso quando entri in un laboratorio teatrale, che bello! Cioè, riesci a fare cose che fuori non puoi fare. Cioè, nel senso, lì dentro Vivi altre vite e alleni l'empatia, è qualcosa di magico. Sofì? Ma io lo consiglio a tutti, infatti, anche perché è anche sembra quasi un gruppo di mutuo aiuto i ragazzi, sì, che vero, fanno con me teatro. Che poi li voglio salutare a questo punto, anche Tullia Di Nardo, la mia insegnante. Li salutiamo tutti. Che sono tutti bravissimi. Tutti. Una volta verrò con Francesco a fare una lezione, promesso. Ogni mercoledì dalle 6 alle 8. Allora, dopo il 31 maggio, il primo mercoledì disponibile, io verrò con te. È una promessa. E io le promesse a Francis non le faccio, ma se le faccio ci puoi giurare che le mantengo. Allora sta a posto, anche perché mi hanno dato una parte particolare nella commedia che abbiamo messo in scena. La parte un po'. Dai, che parte è? Allora, hanno messo in scena improvvisazione teatrale, quella è molta improvvisazione, però noi comunque prima di andare in scena ci diciamo più o meno quello che dobbiamo dire. Vabbè, comunque fatto sta che io faccio la parte dell'ex fidanzato di un soggetto che era fidanzato a sua volta con una ragazza, che sta ragazza l'aveva lasciato. La ragazza è andata in Spagna, questi 2 anni di assenza lui ha frequentato me. Okay. Insomma, faccio la parte del pansessuale. Dai. Tu dici che io ci ho messo 2 settimane a capire che genere fosse. Ci sono tante definizioni, ma io, tante. Insomma, le condivido tutte perché la libertà. Sicuramente. Me. Comunque faccio la parte cosa. Dell'ex fidanzato di sto tipo. E sono andato in scena proprio l'altro ieri. Dai, che bello. No, ti accompagnerò sicuramente, una promessa. Praticamente l'ho spacciato per contrabbandiere di armi. Dopo ti mando i video, ti faccio vedere. E poi mi farai vedere. Che ho combinato. No, bello, mi stai piacendo assai. Senti, sarai di nuovo con noi per la prossima stagione televisiva, Francesco? Ci sarai? Che dici?
minimo, assolutamente, assolutamente. Bene. Anche perché poi Jennifer, la cucina gli facciamo quella piccola modifica. Cercheremo poi di fare una piccola modifica alla nostra che cucina poi niente di per renderti l'accesso, perché tu non solo ci hai mandato questi video che ci hanno tenuto compagnia tutti i giorni, c'è cioè questo spazio tuo di fatto e mangiato, ma tante volte hai cucinato proprio in diretta qui, sì, nei nostri studi, in totale autonomia. Io ti ho dato un piccolo aiuto, ma più sì, per il piacere di farlo che per la necessità. Ma infatti comunque tu cucini insieme a tutti perché piace, sì, cucinare a te. Mi piace tantissimo. Ma sì, ho fatto diversi piatti, poi tra l'altro dei bei piatti abbiamo cucinato, anche piatti, perché ti sono piaciuti, mi sembra. Sì, guarda, quello che mi è piaciuto di più è la frittura. La frittura, vabbè, guarda, sei stato veramente pesce freschissimo, frittura uscita top col chimichurri, ma veramente una cosa strepitosa. Molto bella. Vabbè, comunque, fatto sta che qualche notte fa, no? Non so quando vai su Instagram, che appaiono i video correlati, sì, no? Mi è apparso un vecchio video di Alessia Marcuzzi. Ti ricordi quel programma che faceva Italia 1 con Walter Nudo? Colpo di fulmine. Bravo. Mi è apparso, non so se te lo vedevi? Sì, tutto. Ah, boh, io ero un grande fan, sì, sì, di questo programma. Lei andava in giro. Sì, prendeva una persona, sì, sì, bellissimo. Trovava le persone che sì, ovviamente si prestavano al suo programma per trovare l'anima gemella. Insomma, mi è apparsa sta cosa. La notte dopo mi è venuto un flash, ho detto, ma questo me lo devo dire a Jennifer. In dai, diretta, dai, sparato. Proponi perché tutto deve passare dal nostro direttore artistico, che tanto sta, ovvio, ascoltando. Ovvio, sta ascoltando. L'occhio del grande Antonio, tipo quello del grande fratello. Come lo vedi, Jennifer, che andiamo in giro così a trovare dei soggetti? Però non lo voglio chiamare colpo di fulmine. No, no. Non lo chiamerei. Lo chiamerei con la canzone di Nada, Amore disperato. Amore disperato, in chiave simpatica, sì, lo vedo bene. Chissà, magari quest'estate possiamo girare qualcosina. Ti piaceva il programma? Cioè, bellissimo. Sì, molto. Insomma, invece Jennifer, tu che cosa... Ti faccio l'ultima domanda, ti faccio sì, una domanda. Perché abbiamo un paio di minuti prima di chiudere. Qual è la cosa che ti è piaciuta più, diciamo, dei miei video e della mia persona? La cosa che ti ha colpito, che guarda, ti ricorderà? Allora, due cose. L'identità che hai dato ai tuoi video, perché l'identità è importantissima. Laddove si realizza un prodotto televisivo devi avere, secondo me, identità, ed è un requisito importante. Se vedi un video di Francesco D'Alessandro è suo, cioè c'è lo stile, è proprio tuo, e quindi questa cosa è importantissima di te come persona, che sei una persona molto molto forte. Molto, okay, molto forte, sei davvero un bel esempio, cioè insomma combatti la tua battaglia quotidiana, ma non te ne accorgi, chi ti conosce non se ne accorge, perché sei veramente un concentrato di energia, di positività, di idee, insomma, e questa cosa a me piace tantissimo, perché poi io sono una che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, per cui davvero sei un esempio. Queste grazie, due cose. Grazie, grazie, sì, sono un ottimista e anche un po', diciamo, leggero e incosciente, ma quella sana incoscienza che ci piace, quella sana follia di cui Erasmo da Rotterdam ne ha scritto, esatto, un elogio, e che ci grande piace tanto, e che quel granello di sale in più nella vita che ci fa svoltare e fare cose diverse. Sì. Francis, io invece voglio approfittare per ringraziarti tantissimo, veramente tanto, per il lavoro prezioso che hai svolto per 8 mattine in famiglia. Ringrazio anche Sofì, che nel frattempo mi sta leccando tutte le scarpe. E che dire, allora, alla prossima stagione televisiva. Intanto, a parte che comunque ci terrai compagnia fino alla fine, quindi ogni giorno vedremo i tuoi video, se vuoi dire oggi che cosa vedremo, oggi cosa hai preparato, se te oggi lo ricordi? Video speciale di qualche mese fa, addirittura ho cucinato con Dani, che è mia sorella che sta dietro le quinte, abbiamo fatto delle polpettine. Sì, Sofì, dai, su, vedi come parlo delle polpettine, subito si fomenta, no? Abbiamo fatto le polpettine con dei gamberi e mi sembra del formaggio. Vai, oggi è giornata speciale delle polpette, perché anche roba Barbara di polpette. Fantastico, benissimo. Perché giornata delle polpette oggi? Perché anche Barbara farà le polpette in diretta. Coincidenza. Però tutte vegetali, vedi? Vegetali. Io adoro le polpette, ciò che può essere polpettizzato. Buone le polpette. Vero? Va bene, Jennifer, io ti Francesco, ringrazio tantissimo. Grazie. Sono io che ringrazio te veramente dal profondo del mio cuore. Preparati, perché la prossima stagione televisiva ti aspetta. Bene. Bene. Molto contento, ma che dire a sto punto? Fatto. È mangiato. Io dico invece adesso un po' di pubblicità, torniamo tra poco insieme all'Ordine dei Tecnologi Alimentari d'Abruzzo. Pubblicità. E
Siamo stati velocissimi, siamo tornati. Sapete che abbiamo dedicato questo spazio all'Ordine dei Tecnologi Alimentari d'Abruzzo, insieme ai quali abbiamo fatto un percorso molto bello, un percorso conoscitivo che ci ha reso più consapevoli. Oggi vogliamo dare il benvenuto a Paola Pitti, professore ordinario di Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Alimentari ed Ambientali dell'Università di Teramo. Professoressa, benvenuta nei nostri studi. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, abbiamo conosciuto diversi professionisti, diversi tecnologi alimentari in questo spazio. Allora, oggi in realtà vogliamo capire quali sono i percorsi di alta formazione o accademici per diventare tecnologo alimentare, cioè qual è il percorso che bisogna fare? Bene, è esattamente appunto proprio in coda tutta la serie di interventi che abbiamo deciso all'interno dell'Ordine Tecnologie Alimentari, di cui faccio parte, di parlare di come si può diventare tecnologi alimentari, ovviamente ciascuno poi con le proprie specializzazioni e le opportunità anche professionali. Fondamentalmente dobbiamo prevedere un percorso universitario. Ci sono due livelli, c'è un livello primo che è quello della laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari, che porta alla formazione dopo 3 anni di una figura piuttosto tecnica che gestisce sicuramente la qualità, la sicurezza e gestisce, collabora allo sviluppo delle attività produttive nell'interno di un'azienda, ma che manca ancora di qualche nozione in più, perché attraverso un successivo percorso di laurea magistrale di altri 2 anni si giunge effettivamente a raggiungere poi anche il titolo di studio che consente anche l'accesso all'Ordine Tecnologie Alimentari. Con una laurea magistrale sicuramente il laureato acquisisce quelle competenze e quelle conoscenze che servono anche per la progettazione, per la dirigenza proprio di tutti i processi, della qualità, della sicurezza, ma anche lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi. Ecco, professoressa, in un momento in cui tutti parlano di cibo, si straparla di cibo, sembra che tutti siano autorizzati a farlo, lei ci vuole spiegare invece perché è necessario un percorso universitario? Esattamente, l'aspetto fondamentale, bisogna partire da che cos'è un alimento. L'alimento è effettivamente qualcosa di molto complesso, parliamo di un insieme di composti chimici, ma non solo, perché c'è un aspetto biochimico, c'è un aspetto biologico legato a tutti i microrganismi, e sicuramente chi si occupa e si deve occupare di alimenti deve conoscere i diversi aspetti che portano alla qualità, che portano alla sicurezza e che hanno l'obiettivo di migliorarla, proprio perché poi alla fine chi consuma gli alimenti siamo noi stessi. Quindi è necessario avere delle conoscenze di base, parliamo di scienze e tecnologie alimentari, quindi è una scienza applicata che integra conoscenze della chimica, della matematica, della statistica, oggi sempre di più, accanto a quelle della biologia, per poi arrivare a delle discipline che sono assolutamente caratterizzanti, che servono proprio per acquisire le conoscenze nelle tecnologie alimentari, ma anche nella microbiologia, nell'analisi. Fare qualità vuol dire anche controllare la qualità in tutti gli aspetti, e accanto a questo poi passiamo invece agli aspetti, alle competenze che sono veramente professionalizzanti e che riguardano delle discipline che completano e complementano già la base molto forte con la legislazione, gli aspetti dell'economia, del marketing, ma anche aspetti di analisi sensoriali piuttosto che di processi innovativi o di tecniche e tecnologie innovative che oggi possiamo disporre. È un unico percorso universitario che si caratterizza per permettere al laureato di conoscere l'interazione tra il processo e il prodotto, per la garanzia della qualità e della sicurezza. Ecco, il percorso però formativo nelle scienze e tecnologie alimentari è sicuramente giovane rispetto ad altri percorsi formativi. Ecco, come e quando nasce? Esatto, questo, cioè, rispetto a percorsi formativi, non so, nel campo della biologia, anche nella medicina veterinaria o della medicina, il percorso nasce appunto nel secolo scorso, intorno al 1950 negli Stati Uniti. Nel periodo dell'industrializzazione dei processi, delle produzioni, nel post
guerra, della seconda guerra mondiale, e arriva in Italia intorno agli anni 60-65 per poi espandersi a livello nazionale con diverse sedi. Abbiamo circa oggi in Italia, siamo uno dei paesi che in Europa al maggior numero forse di percorsi in questo ambito, ne abbiamo circa 35 a livello di lauree triennali e abbiamo circa una ventina nell'ambito delle lauree magistrali, che ecco, sono un bel numero. Beh sì, assolutamente, dal 1950 ad oggi sono passati più o meno 70 anni, ecco, la preparazione del laureato in questa, appunto, in questa materia com'è cambiata? Ecco, completo la domanda sì. precedente, anche perché il fatto che abbiamo tanti percorsi formativi dà anche pregio al fatto che l'Italia è uno dei paesi a livello mondiale che forse ha proprio una leadership per la qualità e la sicurezza anche dei nostri prodotti e dei prodotti tradizionali. C'è stata un'evoluzione continua, è un'evoluzione continua perché appunto i primi percorsi negli Stati Uniti sono stati sicuramente settoriali, scienze e tecnologie del latte, i prodotti di origine animale, poi si è passati a valutare l'importanza di avere delle figure che fossero molto più interdisciplinari, quindi le figure, la formazione generalista che poi anche viene ripresa dal nome del corsi di studio attualmente presenti, per arrivare intorno agli anni 90 con l'evoluzione anche dell'importanza del ruolo di alcuni aspetti degli alimenti, parliamo della qualità e sicurezza, per arrivare con il nuovo secolo a parlare di aspetti salutistici, e tutte queste conoscenze devono essere trasferite al professionista e colui che lavora nell'industria o che deve avere cura della produzione. Oggi, nei tempi più recenti, parliamo sicuramente di innovazione. L'innovazione è entrata con il nuovo secolo, a partire dal 2000, e i nuovi ultimissimi percorsi formativi invece puntano, ovviamente, grazie a tutta la strategia anche a livello europeo, sulla sostenibilità e quindi tutti gli aspetti che devono prevedere, devono cercare di contenere l'impatto delle produzioni agroalimentari, che oggi sempre di più diventano sicuramente un qualcosa che chi produce, chi è nel settore deve tenere in considerazione. Ecco, professoressa, quali sono le opportunità lavorative per un laureato o per un professionista? Quali sono gli sbocchi professionali? Ce ne sono diversi, proprio perché la figura e la formazione del laureato è interdisciplinare e anche transdisciplinare. Le conoscenze che un laureato può avere possono essere applicate in tutti gli ambiti di un'impresa alimentare, della trasformazione dei processi delle tecnologie alimentari che riguardano la trasformazione degli alimenti, il controllo qualità, l'assicurazione qualità, l'aspetto del marketing, della legislazione, quindi le industrie possono veramente trovare una figura professionale da poter applicare in diversi reparti o in diversi dipartimenti. Abbiamo poi altri ambiti, perché la certificazione è sicuramente importante, il controllo e la certificazione della qualità in quanto tale, abbiamo poi ambiti relativi alla distribuzione e alla logistica, non dimentichiamo il ruolo che oggi i tecnologi alimentari hanno anche nelle grandi catene distributive, nel trasporto degli alimenti. Ricordiamoci anche l'ambito dell'accademia, della formazione, i nostri laureati possono insegnare anche nelle scuole superiori, anche se in ambiti molto ristretti, ma nell'accademia effettivamente, vuoi per le conoscenze ma anche per le capacità che si possono acquisire nel tempo, è questo un ambito importante. Ecco, il laureato in scienze e tecnologie alimentari e il professionista tecnologo alimentare sono sicuramente figure di notevole importanza oggi, considerando ovviamente anche tutte le problematiche delle filiere alimentari, le problematiche socio-economiche, climatiche, i problemi di sicurezza. Ecco, su questo mi preme appunto dire qualcosa sicuramente, perché oggi essere un laureato in scienze e tecnologie alimentari, diventare anche un professionista, è sicuramente un
vuol dire assumere un, come dire, un ruolo non di secondaria importanza. In primis il fatto che viviamo in, una, in un sistema alimentare complesso in cui, mentre nel passato chi produceva trasformava nelle immediate vicinanze, oggi no, le materie prime provengono da diversi paesi, parliamo di globalizzazione dei mercati, il Covid ci ha fatto, anche le guerre ci hanno fatto emergere situazioni molto critiche, ma abbiamo tutta la situazione, l'ambito climatico che impone una conoscenza sempre più complessa, sistemica. Ed è importante appunto dare pregio anche a tutti i corsi di laurea che sono cosiddetti internazionali, che offrono dei percorsi formativi anche in lingua inglese o che hanno dei percorsi in collaborazione con altri atenei. Oggi le università hanno delle opportunità importanti nell'ambito della formazione internazionale attraverso i programmi Erasmus che si applicano proprio anche a livello universitario. Gli studenti hanno l'opportunità di conoscere altre realtà università. Il secondo aspetto che su questo ovviamente anche come membro e come iscritta all'Ordine di Tecnologie Alimentari mi preme sottolineare è l'aspetto etico. Chi lavora nel settore delle scienze e tecnologie alimentari, chi si occupa di alimenti e in parte, perché noi non ci occupiamo di alimentazione, deve avere un ruolo e una responsabilità etica nella sua professione, e questo ci viene richiesto soprattutto per chi è anche iscritto ad un ordine. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le nostre azioni devono essere finalizzate alla garanzia della qualità, alla garanzia della sicurezza, perché ogni azione che venga fatta in maniera sbagliata può avere un impatto non secondario sulla sicurezza del consumatore, sulla sua salute. Ed è proprio per questo che io trovo molto importante questo aspetto da sottolineare semplice. C'è un impegno che chi si laurea si pone nei confronti della società. Assolutamente, sono d'accordissimo con lei su questo, anche perché è importante acquisire la giusta consapevolezza e anche fare una buona divulgazione, che è quello che abbiamo cercato di fare in questi appuntamenti, rendere anche più consapevoli i consumatori e anche renderli consapevoli del ruolo di tutela che il tecnologo alimentare svolge. Esatto. Questo è importantissimo. Ecco, una mia curiosità, professoressa, ma dopo la laurea ci si può ulteriormente specializzare? Assolutamente sì, chi finisce un percorso formativo di laurea, anche magistrale, deve pensare che il suo percorso formativo non si ferma e che dovrà continuare ad aggiornarsi. Nuove legislazioni, nuovi contesti professionali, la situazione in cui opera il mondo delle produzioni agroalimentari è e diventerà ancora più complesso. Una delle problematiche che ritengo utile anche sottolineare in questo contesto è la sicurezza di avere tutti i giorni da mangiare, quello che si chiama food security, e su questo c'è ancora molto da fare, ma a parte questo ci vuole una formazione continua. Vero. E costante, un aggiornamento continuo e costante. Vero, ecco, potrebbe essere un corso di laurea indicato anche a coloro che vogliono diventare cuochi, chef, insomma potrebbe essere indicato anche per queste figure professionali? Sì, potrebbe essere indicato, noi abbiamo avuto tra i nostri studenti anche dei cuochi che hanno poi applicato i concetti delle scienze e tecnologie alimentari anche nello sviluppo della loro, diciamo così, carriera in altri ambiti, perché ovviamente quello che noi offriamo è un corso che ha delle basi scientifiche, la chimica, la matematica, la fisica, la biologia, e questo ovviamente rafforza quella che è la conoscenza di un cuoco. Certo, questa è assolutamente anche un'altra forma di garanzia, no, per i clienti che vanno a mangiare in quel ristorante, perché ovviamente questo corso di laurea fornisce tutti quegli strumenti che sono importantissimi non solo, ecco, per la parte creativa, perché quella poi il cuoco o ce l'ha o non ce l'ha, ma soprattutto per ciò che riguarda la parte della sicurezza, la garanzia sicurezza della salute e anche la qualità, sapere conoscere, esatto, conoscere una materia prima
vuol dire anche saperla gestire. Vero. E questo è attraverso le tecnologie che oggi anche di più i cuochi più rinomati obiettivamente posso dire che non hanno più cucine convenzionali. Vero. Ma utilizzano strumenti, e utilizzano strumenti che vengono applicati ovviamente su scala miniaturizzata anche a livello industriale, quindi sicuramente è un aspetto importante che completa la formazione. Assolutamente, strumenti molto complessi, e io mi riaggancio a quello che diceva lei sulla conoscenza della materia prima, perché per un cuoco è sempre importante conoscerla anche per rispettarla poi, no? Assolutamente, assolutamente, ed è su questo che chi opera in un'industria alimentare deve conoscere, deve avere dei professionisti. Oggi la qualità a livello industriale delle trasformazioni richiede il fatto che si mantenga la qualità della materia prima il più possibile, lo chiediamo noi consumatori, e su questo le nuove tecnologie si stanno proprio sviluppando, cercando di mantenere la qualità intrinseca, ricerchiamo le consistenze delle materie prime, ricerchiamo i principi nutrizionali, i principi salutistici, componenti salutistici, e questi vanno preservati e bisogna conoscerli e saperli trattare. Assolutamente, vanno preservati, perché per esempio tante volte ci viene raccomandato, non so, di assumere le famose 5 porzioni tra frutta e verdura, però poi magari non conoscendo anche quelle tecniche di cottura o di lavorazione rischiamo praticamente di andare a rovinare tutta quella parte che invece ci consente di trarre beneficio, no, dall'assunzione di quegli alimenti. Assolutamente. Quindi sì, questi corsi di laurea sono importanti perché generano quella consapevolezza che poi arriva anche ai consumatori, perché poi quando si fa divulgazione come abbiamo fatto in questo spazio, noi cerchiamo di arrivare a quante più persone possibili in quel momento. Sì, esatto, io vi ringrazio anche per questo spazio che avete effettivamente dedicato ai professionisti dell'Ordine di Tecnologie Alimentari, proprio perché ci è stata data la possibilità di far capire come si possa garantire la qualità, certo, di un prodotto trasformato, e dietro non ci si inventa, non ci si può inventare, non ci si improvvisa, e le imprese hanno bisogno di figure con le competenze e le conoscenze adeguate, e su questo bisogna ancora lavorare, perché soprattutto nel campo dei prodotti tradizionali. Vero. Talvolta riconosciamo che li sappiamo fare perché abbiamo avuto perché le conoscenze tramandate, ma oggi sempre di più questo non è sufficiente. Mi viene in mente, per fare tanto un esempio che nel quale i nostri telespettatori si ritroveranno, la famosa conserva di pomodoro che si è sempre fatta a casa. Noi sappiamo che invece a livello industriale c'è veramente un lavoro enorme da fare per poter garantire la sicurezza effettiva di quel prodotto, di quella conserva. Mi riaggancio su questo aspetto, perché oggi abbiamo la richiesta da parte del mercato di prodotti vegetariani, vegani, che richiedono uno sviluppo di prodotto. Bisogna conoscere oggi le nuove materie prime. Vero. Parliamo di insetti, parliamo di prodotti a base di proteine vegetali, ed è questo che a livello universitario oggi siamo richiesti a insegnare, tramandare, trasferire le conoscenze, perché l'industria ha bisogno oggi di produrre e i nostri laureati devono essere pronti per entrare nel mondo del lavoro con le competenze e con le conoscenze che oggi l'industria richiede. Professoressa, io la ringrazio per questa bellissima chiacchierata e approfitto della sua presenza per ringraziare tutto l'Ordine dei Tecnologi Alimentari d'Abruzzo. Ringrazio il presidente Giulio Andreoli, ma posso annunciarlo già pubblicamente che sarete protagonisti anche nella prossima edizione di 8 mattine in famiglia, perché insomma questo spazio è piaciuto tanto ai nostri telespettatori, e quindi continueremo quest'opera di divulgazione per far arrivare quanti più contenuti possibili ai nostri telespettatori attraverso queste figure professionali. Li voglio veramente ringraziare tutti, e ringrazio in particolar modo lei, professoressa. Grazie mille dell'invito e grazie di tutto. E allora, adesso a proposito di cibo, tuffiamoci nella cucina del nostro Francesco D'Alessandro con Fatto e Mangiato, e poi corriamo da lei, la nostra Barbara Scorrano, che è già pronta ai fornelli.
Buongiorno cari amici di Fatto e Mangiato. Oggi una ricetta molto molto particolare. Prego, venite. Allora, non mi guardate la pancia che oggi mi sono messo la maglia del Francavilla, quindi da qua in su. Facciamo delle ottime polpettine fritte con il pane raffermo. Più che raffermo sembra vintage, perché prima ero continuamente deriso dalla regia che ho dovuto cambiare maglietta per via delle tettine che si vedevano troppo. Comunque andiamo avanti lo stesso. Con la provola, gamberetto, uova, tonno, latte, pan grattato. Questi stanno a fare. E qua che rovinano tutta la scena. Poi è il pane raffermo, che più che raffermo sembra un po' vintage, perché più o meno ci avrà un mesetto. Ok. Calma, fegato alla veneziana. Evidentemente è troppo vintage. Proveremo col mixer. Giusto? Il composto è pronto, ovviamente non mixatelo troppo, perché sennò poi diventa pangrattato. E adesso che cosa andiamo a fare noi? Ci andiamo a spiattellare un po' di... Se le anguille sono di comacchio, dall'astuzzo viene l'abbacchio. Buono. Poi andiamo a buttare due uova. Ah. No. Interrompiamo regina. È colpa tua, eh? È colpa tua. Un po' di olio. Oh, è arrivato il momento di spallottare. Sì. Spallottiamo. Mettiamo provola. Omeletto. Ah, oh, bella polpettona. Questa ne vedi belle? Sì. Un po' più rotondine. Guardate che bontà. Le polpette sono pronte. Ce ne sono uscite 13, come il mio numero preferito. Scusi, mi hanno ordinato 5 polpette. Io 5 le ho date. L'olio frigge, le immergiamo. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, eh? Cosa c'è nella padella? Andiamola a cacciare. Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà. È arrivato quel famoso momento, lo assaggio. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Raffreddate, ma che cosa questa, ci siamo. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Apri la bocca! T'ho detto, apri la bocca! Apri la bocca! Ah, che schifo, chiudi! C'è il colesterolo! Estasi! Un pezzettino per lei, piccolo, peluda. Vai, Sofì. Vabbè, che dire, fatto... E mangiato. Ma quanto sono felice oggi di ritrovare la nostra bellissima, bravissima Barbara Scorrano nella cucina di Otto Mattine. Jennifer, che dire, grazie, grazie, grazie di avermi invitata di nuovo qui, perché sono, ogni volta sono felicissima. Io di più, ti rispondo come risponde sempre mio figlio, io di più, sono strafelice, anche perché tu sei impegnata anche con un'altra trasmissione importantissima a livello nazionale che ti vede protagonista, sei a sì, Forum, sì. Noi siamo orgogliosissimi di te, ma non ti chiediamo niente. Va bene. Bene, oggi siamo qui a oggi cucinare. Oggi siamo qui per cucinare, per grazie. Far vedere quanto sei brava anche ai fornelli, anche perché la ricetta che hai pensato per oggi è una ricetta perfetta, soprattutto per i più piccini. Assolutamente sì, perché è una ricetta per far mangiare le verdure un po' a tutti, soprattutto ai più piccolini che non vogliono mangiare le verdure. Esatto. E in particolare andiamo ad utilizzare le zucchine,
le carote e le patate. Quindi c'è una ricetta che possono mangiare anche i neonati se solo avessero i denti, perché sono le prime verdurine che i bambini possono mangiare. Io ricordo quando erano piccoli i miei figli e facevo il brodo vegetale, le prime tre verdure che si potevano inserire, che poi la patata non è proprio una verdura, patate, zucchine e carote. Esatto, piene di nutrienti e poi dietetiche per l'estate. Non hanno allergie, insomma, non ho mai sentito di qualcuno che abbia problemi con le patate, le carote, le zucchine. Quindi una ricetta super inclusiva, perfetta per i più piccini, ma piace a tutti, cioè piace va a bene tutti. Per tutti, soprattutto le zucchine, leggera poi anche, leggera. Quindi perfetta per chi è a dieta o comunque per chi presta attenzione alla linea. Poi questo è il periodo dell'anno in cui tutti quanti iniziamo a prestare un po' più attenzione a quello che mangiamo, insomma tante cose. Brava la nostra Barbara, e che felicità. E sì, anch'io guarda sono felicissima, è veramente troppo divertente da casa. Io spero che si riesca a trasmettere me lo auguro anch'io. Felicità. Allora, quest'estate che ci saranno le repliche, perché non vi abbandoneremo anche se andremo in onda fino al 31 maggio in diretta tutti i giorni, è rimasta solo una settimana, ma poi vi faremo vedere il meglio di 8 mattine in famiglia. Quindi quest'estate mi siederò anch'io davanti alla TV per vedere qual è l'effetto che facciamo. Farai da spettatrice. Sì, bello, esatto. Bello. Allora iniziamo. Allora, quindi andremo a preparare due ricette questa mattina. Pure. Andremo a fare dapprima degli spiedini, quindi degli spiedini che andremo poi a mettere nel forno, e poi andiamo a preparare delle polpette, il tutto utilizzando questi tre ingredienti che abbiamo detto prima. Fantastico. Quindi iniziamo con gli spiedini. Va. Allora, per gli spiedini abbiamo bisogno di una zucchina, due carote e due patate. Le patate sono le patate novelle, per quindi andare ad utilizzare anche la buccia. Ottimo, le ho già anche lavate. Prima. Certo, facciamo Perfetto. Anche prima, anche la zucchina, la buccia è molto nutriente, questi vengono direttamente dall'orto di casa, dell'azienda Fantastico. Di famiglia, quindi proprio. Poi comunque diciamo una cosa, che la parte della buccia della zucchina è anche la parte più buona, quindi Come assolutamente. No, buonissima. Assolutamente. E quindi l'unica buccia che andremo a levare è quella delle carote, perché sappiamo che le carote diciamo che hanno una buccia un po' più amara. Un po' amara. Quindi esatto. Vogliamo togliere questo sapore un po' amaro della carota. Ma facciamo subitissimo, perché facciamo ci serviamo subitissimo. Di un pela patate. Certo, perché io come vedi sono mancina, no, e quindi io non riesco a tagliare con il coltello, allora devo usare il pela patate. E quindi che poi è anche meglio così. Però perché ci consente di fare quella buccia super sottile, di non andare a sprecare poi parte del prodotto, perché sappiamo che il prodotto che è più vicino alla buccia è anche quello un po' più saporito, quindi sarebbe un peccato insomma buttarlo via. È vero, infatti togliamo soltanto la parte più sottile della buccia, e quindi molto rapidamente andiamo a rimuovere il tutto. Però per le patate mi piace proprio tanto mangiarle con la buccia. Assolutamente, la buccia delle patate è buonissima, è uno buonissima. Spreco, basta lavarle, poi soprattutto queste novelle che Quelle sono novelle. Piccoline. Insomma, per fare questa ricetta, tra l'altro, ecco, è anche una ricetta, oltre che completamente vegetale, super economica. Sì. Cioè, praticamente spendiamo pochissimo. Nell'orto di casa poi spendiamo pochissimo, prendiamo delle patate, prendiamo delle carote. Anche per chi non avesse un orto, insomma. Sì. Possiamo comprare queste verdure, perché il costo insomma è... Questo è importante per noi, Barbara, proporre certo. ai nostri telespettatori ricette che siano facili, riproducibili a casa, economiche, che facciano anche bene. Come tu no, come esatto. al solito proprio fai sempre centro. E più che altro prediligo le verdure di stagione, quindi ci vogliamo mettere qui, che dici, vai, per tagliare vai. Così sì. facciamo vedere. Esatto, meglio. Così abbiamo anche l'inquadratura dall'altro. Sì, l'inquadratura con appunto... il taglio delle verdure. Dai. Allora dobbiamo fare delle benvenuto Gustavo. Barbara, guarda chi c'è, ben rivisto. Anche voi adesso aspettati i suoi commenti. Sì. Lupini, lei è a dieta? Io? È a dieta? No Lupini non sa cosa sia la dieta, Barbara. No, non posso quindi... stare a dieta, perché devo assaggiare tutti i piatti dei miei ragazzi. E lui è qui per questo motivo, per non far ingrassare me. Ah, no, certo. Mi sono fatta l'assaggiatore, esatto. Pensando di potermi fidare delle sue papille gustative. Mm-hmm. Invece vedo che lui praticamente mangia in pasta, neanche si sofferma a comprendere che sapore possa avere. Apprezza tutto. Apprezza tutto. Non c'è problema. Tutto sarà sicuramente buono. Però è la verità, lei è un po' così. Ma deve essere così, Jennifer. Si fa onore alla tavola. Si fa conoscere da tutti, vede, la nostra Barbara ha subito capito. Vabbè, mangiare è una gioia, quindi deve essere così, mangiare. Siamo tutti felici quando mangiamo.
pronto. Vero, soprattutto quando mangiamo cose che ci piacciono, che stimolano anche un po' la nostra curiosità, perché il bello di queste preparazioni che tu stai facendo qui è che sono anche un po' giocose. Come no, è molto, anche molto divertente, perché adesso lo vedremo, andremo a inserire tutto quanto negli spiedini. Oh, che vi metto alla prova, eh? Che belli, quindi ne facciamo un paio, giusto Barbara? Sì, allora, diciamo che con questa dose, quindi una zucchina, ricordiamo, due carote e due patate, escono più o meno 4 spiedini. E noi sì, possiamo farne un paio per ragioni televisive, così riusciamo anche a fare le polpette. Questa volta non avete scuse, dovete rifare questa ricetta anche a casa vostra, perché è semplicissima, per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, ai fornelli c'è la nostra Barbara Scorrano che sta preparando due ricette in realtà con patate, zucchine e carote. Tre ingredienti semplicissimi, facilissimi da reperire. Tra l'altro adesso le zucchine cominciano ad essere di stagione, le patate sono quelle novelle, e questo ci consentirà di preparare una ricetta gustosa, ma soprattutto che sappia metterci tutti d'accordo. Sì, perché poi appunto magari chi deve mangiare una zucchina cucinata semplice così in padella non la mangia, invece mangiata in uno spiedino oppure in una polpetta diventa qualcosa di più gustoso. Vero. Anche magari per chi è vegetariano o vegano. Senti, volendo, si può anche tagliare con una mandolina a casa? Se non vogliamo fare a mano. Sì, se si vuole fare prima, sì. Però non devono essere troppo sottili. Esatto, giusto? Non troppo, perché comunque una volta cotte si vanno un po' a ritirare in cottura. Quindi devono essere sottili ma non troppo. E poi ovviamente a nostro piacimento possiamo anche aggiungere, se vogliamo, una cipolla o qualche altro ingrediente. Ecco, la cipolla dipende da quello che devi fare dopo. Esatto. Giusto, gente? Se devi uscire. Io amo la cipolla. Non può, io amo la cipolla. Ma deve amarmi con i miei gusti, scusi. Ok, adesso andiamo a mettere questo, perché non li mettiamo così semplici, li mettiamo qui dentro. E li andiamo a condire. Dai! Con le nostre spezie. Allora, dobbiamo mettere innanzitutto il prezzemolo, il pepe, brava, e il sale. Eccolo qui. Il pepe e l'olio, quindi giusto per condire. L'olio? A piacimento. Allora. Ecco qui. Allora, possiamo mettere l'olio. Vado? Sì, faccio io? Sì. Guarda, si mischia. Tanto per andare ad amalgamare, va benissimo. Okay. Perfetto. L'olio extravergine d'oliva, ricordiamo, importante. Assolutamente. Prezzemolo. Prezzemolo, sì. È sufficiente? Sì, è sufficiente. Ora mettiamo un po' di pepe. L'olio extravergine d'oliva che la Food and Drug Administration ha riconosciuto quale medicinale per le sue proprietà. Quindi l'olio d'oliva, l'olio Evo extravergine d'oliva, fa bene. Noi in Abruzzo ne abbiamo in quantità ed è tutto buonissimo. Buonissimo. E andiamo a girare, quindi in questa maniera possiamo vedere come le verdure vanno ad assorbire tutte le spezie che noi abbiamo messo. Sì, si insaporiscono, tirano un po' fuori anche la loro umidità. Esatto. Specialmente l'olio. E poi togliere il nostro tagliere. Dallo a Lupini, dallo a Lupini. Ma chi stia scherzando? Fagli fare qualcosa. E ora andiamo ad infilzare. Infilziamo, non Gustavo, ad infilzare tutte le nostre verdure. Si dice morizzicare. Allora, dobbiamo alternare. Ovviamente, sì, ora lo facciamo tutti insieme. Allora, prima mettiamo la carota. Mamma mia, io non vedo l'ora di rifare questa ricetta. E poi rimettiamo la carota. Quindi mettiamo una carota alternata con una zucchina e una patata. Quindi una patata. Carota, zucchina, carota, patata, carota. Perché la carota, essendo più spessa, come vedi, va anche a reggere le altre due verdure. E quindi fa da fissante. Quindi rimetto carota, zucchina, giusto? Esatto, adesso la zucchina. Andiamo ad alternare zucchina e patata con in mezzo la carota. Ok. Bravi, molto bravi, bene. Che meraviglia, Barbara. Quindi adesso ricomincio. Quindi vengono degli spiedi anche molto grandi. Però riusciamo appunto a mangiare. Ecco, vedi? Voi state facendo, io sono ovviamente, essendo il maestro. Lupini. Già ce l'ho fatto. Già l'hai fatto. E voilà. E dove l'hai preso, Lupini? Questa è una ricetta che ho fatto in Francia, infatti. Sì. Me la sono portata proprio da lì, del ristorante mio. Sì, sicuramente. L'abbiamo chiamato lo spitucci. Lo spitucci. Lo spitucci con la verdura. Molto, molto facile, si faccia molto così. Ma Lupini,
ma mi faccia il piacere, forse ho sbagliato. Mi sono va benissimo, va bene. Sì, mettiamo la carota. Metto un'altra carota adesso. E poi, sì, e poi mettiamo la patata. Ok. Di modo che mettiamo la carota alternata tra queste due verdure, che poi viene un effetto anche carino perché appunto vediamo che la carota è più piccola, le patate sono più grandi, quindi fa un effetto molto... Allora, se non dovesse avere per caso... Esatto, adesso la zucchina. Se non a casa non avete le zucchine, potete usare tranquillamente il cocomero. Ma se no i carciofi, Lupini, se no mettiamo lei. I carciofi, se no potete mettere un po' di frutta nei capelli. Cocomero, potete usare il melone. O volendo. Barbara, sono rimasti 12 minuti, ce la facciamo? Sì, a fare sì, adesso mettiamo questi due in forno e facciamo le polpette. Le polpette! È tutto molto veloce, è qualcosa che si può preparare tranquillamente per cena. Posso dire una cosa, è anche molto wow. Cioè, guardate, l'effetto wow. C'è l'effetto wow. Anche se avete degli ospiti a casa. Cioè, guardate che spettacolo! Sì. Cioè, si fa veramente un figurone. È bellissimo, sì. E poi questo uno per piatto, quindi fa anche da contorno, da antipasto. Ma ci mancherebbe altro. Ok. Lo mettiamo qui e lo andiamo ad infornare a 180 gradi per mezz'ora. Ok. Ovviamente già le abbiamo cotti prima e abbiamo già fatto una prima cottura. Eccoli qui. Che belli. Anche se qui abbiamo aggiunto anche un po' di pan grattato. Esatto, il pan grattato che possiamo aggiungere a piacere. Se ora prima di infornare. Prima di infornare per andare ad asciugare di più e va anche a fare quella crosticina. A fare la crosticina, a diminuire anche il tempo di cottura se vogliamo. Ma che profumo! Sì, che super profumo! Un po' di pan grattato e inforniamo. E questo è il risultato finale. Esatto. Ma non solo, perché a partire da soli tre ingredienti si possono preparare tante cose. E oggi Barbara ci farà vedere anche una seconda applicazione. Molto di patate, carote e zucchine. Pronto, Lupini? Con le polpette. Esatto. Polpettizziamo. Barbara, ti passo tutti gli ingredienti. Ok, benissimo. Allora, per le polpette abbiamo bisogno appunto sempre dei soliti nostri tre ingredienti che abbiamo detto che vanno grattugiati. Quindi abbiamo le patate, abbiamo le zucchine, abbiamo le carote che già ho grattugiato prima appunto di iniziare mentre la trasmissione era in onda. Ha lavorato dietro le quinte, Barbara. Io esatto. Ti osservavo e non vedevo l'ora di arrivare da te, cara Barbara. Quindi, allora, per le polpette quindi abbiamo bisogno di, in questo caso, uno e uno, quindi una carota, una zucchina e una patata. Andiamo a rompere un uovo all'interno del nostro tegame. Quindi aggiungiamo un uovo. Esatto, un uovo solo. Poi andiamo a girare e aggiungere gli altri due ingredienti. Quindi patate e carote. Queste poi come le cuciniamo, Barbara? Allora, la cottura diciamo può essere o fatta eseguita al forno okay. ventilato per 180 gradi. Noi vogliamo di più. E allora, dato che abbiamo fatto l'altra ricetta al forno, questa volta queste le friggiamo. Non ci facciamo mancare niente, un po' di frittura ci vuole. Ogni tanto, quindi andiamo a proporre questa tipologia di cottura. Ma ti devo iniziare a far scaldare l'olio oppure no? Sì, l'olio già l'ho messo qui nella pentola. E allora, quindi sì, dobbiamo accenderlo. Lo facciamo partire. Sì, sì. Vai, mi metto di qua e grazie. Ti aiuto io. E qui in questo caso ci possiamo sbizzarrire, perché possiamo sia limitarci a questi tre ingredienti e speziare. Però, già che ci siamo, Jennifer, che facciamo? Un po' di parmigiano non ce lo mettiamo? Beh sì, dai, e quindi gli dà un po', spinge, ce lo mettiamo. Spinge un po' di più. Andiamo a mettere quindi un po' di parmigiano. E che vuoi giocare a padel? E non avete la racchetta? Passate vai, a 8 mattina in famiglia a prendere. Vai, il parmigiano cubi? Sì, sì. O cupi? Quanto piace di voi? Piace tanto, piace. Quanto parmigiano, quanto a mi piace? A me soprattutto. Anche a me tantissimo. Vero, molto, buonissimo. Molto, 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 sì. Oppure QCS? Cioè? Quando ce ne sta? anche quello che ci sta. Potrebbe capitare che non ne abbiamo molto a disposizione, allora QCS, okay. QCS sembra, quello che ci sta. Mi sembra una valida alternativa. E poi andiamo a mettere il pan grattato, 10 cucchiai. Quindi 10 cucchiai di pan grattato. 4 5 6 7 7 8 9 e 10. E vai, a te lo scettro, Barbara, e questo serve per amalgamare il tutto. Per dare anche una certa compattezza, certo. No? Perché poi dobbiamo riuscire a polpettizzare. Polpettizzare, che quindi diciamo deve essere, non deve essere acquoso il nostro impasto. Ok.
Però deve essere bello compatto. Bello compatto, ora andremo a lavorare anche con le mani. Abbiamo bisogno di andare con le mani, mettiamo anche un po' d'olio. È necessario utilizzare le mani in cucina, sono uno strumento fondamentale. Le pallotte verdure ove. Verdure, esatto, sono molto simili alle nostre pallotte cace ove. E Lupini, certo che lei per affibbiare in un mignolo sembra nato appositamente per questo. È una mia specialità. È una sua specialità. Una mia peculiarità. Bravissima in questo. Si dice peculiarità. E adesso polpettizziamo. E adesso polpettizziamo, quindi andiamo a prendere il nostro impasto, andiamo a creare delle vere e proprie palline, quindi come dice Lupini, proprio come le pallotte cace ove. E andiamo a fare delle palline. Ma quanto è facile. Eccole qui, facilissimo. Quindi l'importante è regolare molto bene la consistenza, quindi andare a mettere abbastanza pan grattato. Poi ci regoliamo, se vediamo che magari sono troppo morbidi aggiungiamo un po' d'olio, giusto? Esatto, possiamo aggiungere magari un po' d'olio, sì, ma magari sì, meglio l'olio che dà appunto anche un po' di sapore. E poi importante, Jennifer, anche andare a scolare le zucchine, perché io le ho grattugiate precedentemente, ma le ho messe a scolare, perché le zucchine contengono tanta acqua, e quindi altrimenti si rischia che l'impasto venga troppo liquido e non vada a creare la esatto, polpetta. Perché guardate che struttura perfetta che hanno queste polpette. E una cosa che voglio sottolineare è che la nostra Barbara sta anche friggendo con l'olio d'oliva, perché con l'olio d'oliva, signori e signore, si può anche friggere, ma non solo, si possono preparare tanti dolci buonissimi. Sì, io sono proprio, ovviamente sono cresciuta e l'azienda agricola di famiglia, quindi sono assolutamente a favore dell'utilizzo dell'olio d'oliva, soprattutto l'olio anche d'oliva abruzzese. Siamo anche per friggere, il gusto è nettamente diverso, quindi ci proviamo a tuffare la prima pallotta, preferisco. sì Vado possiamo io? Andare certo. Quindi mi dia certo. Per favore il padel, esatto. Proviamo, vediamo se sì. Ricordiamo poi ovviamente chi ha dieta può cuocerlo in forno. Perfetto. Anzi, secondo me dobbiamo anche abbassare un po', che dici? Sì. Ciao. Wow, ma che meraviglia, Barbara! Allora, tempo di cottura? Tempo di cottura, vediamo, appena si diventa dorata la nostra polpetta, quindi all'incirca qualche minuto fritto. Invece quando andiamo a cuocerlo al forno, una ventina di minuti a 180 gradi. Quindi possiamo in questo caso andare a rinfornare insieme agli spiedini, se da casa realizzate spiedini e polpette insieme. Fantastico, quindi mentre cucinano gli spiedini noi praticamente ci dedichiamo alla frittura. Esatto, oppure si può cuocere entrambe le cose nel forno. Che dici, Barbara? Ah, ci siamo, ci siamo? Bellissimo. Sì. E una la tiriamo fuori, questa c'è è la però prima. Un accorgimento da fare. Cioè? In quale? Abruzzo, in particolar modo l'estate, con tutte le feste e le sagre eventuali, mamma mia, vi consigliamo spettacolo di lasciar perdere la dieta, tanto non ci riuscite. Vabbè, diciamo che questo lascia perdere. Vabbè, adesso ancora inizia però la saga delle sagre. Sì, siamo ancora agli inizi. E allora fate gli ultimi sforzi per la dieta, mamma poi mamma mia, che spettacolo, Barbara. Pensate a magna. Somigliano un po' alle pallotte cacio, vero? Sì. Perfette, sì, somigliano. Più leggere. E quindi anche un'alternativa per chi magari... Barbara, va bene come sto friggendo? Vanno benissimo, che profumo! Mamma mia, che fame! Che fame che mi stai facendo venire, Barbara! Ma che bello cucinare insieme a te! Quale onore! Quale onore! Per me è un onore, Jennifer! Lo so, onore. basta dire così, lo so che per me lo so. Abbiamo fatto i ravioli, abbiamo fatto i dolci, dovevamo fare anche qualcosa di... sulle verdure, e questo se vogliamo anche un aperitivo. Che si capisce che adoro friggere, io adoro friggere. Sì, infatti sei molto... Mannaggia, mi esce pure bene, questo è un problema. Questo lo devo agli insegnamenti della mia nonna, quando cucinavamo i cagionetti insieme, io e lei, no? Allora lei mi metteva la frittura e... Certo. Quanti ricordi, Barbara, vuoi fare tu? Che bei ricordi. Sì, così continua tu. Ci alterniamo. Hai fatto una cottura perfetta. Dici? Sì. Lupini, io le vorrei far assaggiare solo per farla ustionare. Ma voglio essere clemente. Mi vuoi arrecare dolore? Esatto. Grazie, Jenny. Esatto, mi piacerebbe vederla mentre soffre. Abbiamo dell'aloe in studio? No, nel caso di ingiustione? C'è un po' di aloe qualcosa? Non saprei, Lupini. Non c'è una pianta, una classica pianta da studio di aloe?
No? Non coltiviamo piante qui dentro. Non ce l'abbiamo, quindi. E allora aspetterò che siete fredde, non ce ne. Che meraviglia queste polpettine, Barbara. Che belle. Le vogliamo posizionare? Sì, se le vogliamo posizionare, vogliamo aprire per far vedere come sono dentro. Così vediamo. Vediamo se scottano. No, più o meno. Ecco, come vedete, all'interno restano molto soffici le verdure. Che bella ricetta, Barbara, che e ci hai la crosticina croccante. Regalato. Che ricetta bella, veloce, gustosa, facile, economica. E che più ne ha più ne mette. Allora, mentre tu continui a friggere, visto che sono rimasti solo 2 minuti, io voglio ringraziare tutti gli ospiti di oggi, ad iniziare dalla nostra Barbara Scorrano. Grazie. Meravigliosa in tutto ciò che fa. Ringrazio tutto lo staff di 8 Mattina in Famiglia, a cominciare dal nostro direttore tecnico Andrea Di Fabio, il direttore artistico Antonio D'Ottavio, nonché regista la comunicazione promozionale, Lino Lallone in regia, Morgan Crocetta operatore di ripresa, Naomi Polidoro consulente creativa, ahimè il nostro Gustavo Lupini, lo so, bisogna dirlo, sì, bisogna dirlo, lo so. E tutti voi che quotidianamente ci seguite, siete un pubblico meraviglioso. Lupini, mi viene da piangere, non mi dica niente, anche a me. Come faremo questa estate? Piangerò talmente tanto che si cuoceranno con le lacrime, le carote. Senta, perché, Lupini, mi dica. Sa che è arrivato il suo momento. Lo so. Quello che lei aspetta dalla mattina. Io l'aspetto dalle 11. Lo faccia, Lupini. Lo faccio io. Lo dica lei. Ladies and gentlemen, signore e signore, messiere, quello che è. Oggi abbiamo fatto le polpette di verdure. Mm-hmm. Attenzione. Sì. Gli spiedini di verdure. Sì. Con le patate, le carote e le zucchine. Io mi bagno a colazione pure la mattina. Oh, bravo Gustavo, Barbara, grazie. Grazie a te, è un piacere come sempre, grazie. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Grazie mille. Perché meriti davvero tantissimo. Grazie al pubblico meraviglioso che siete, lanciamo insieme la sigla. Lasciamola. 3, 2, 1. Sigla. Te ne sei già andata, c'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più, c'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata, e nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata, ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata, c'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa